Questa live è stata sponsorizzata da NordVPN, che non solo sostiene tutti i nostri progetti in diretta, ma anche tutti quelli in forma video, ed è stato uno strumento fondamentale per gestire lavori come quello sulle recensioni degli ex dipendenti di Game Freak. In descrizione trovate il link per scegliere il piano d'abbonamento che più vi si addice. Dear Marie, hope you got somewhere to be. I've been floating out in space. I thought I'd write to you in case you felt alone, just like me, with this anxiety. Is it all a simulation? Ones and zeros in an empty basement. I wish I could be with you again, 'cause I'm lonely as ever, and I thought it'd get better. And I hope to see your face somewhere, 'cause I'm lonely as ever, and it doesn't get better. Fantasies, I've got fantasies that we're driving down the boulevard. You hold me close and all the scars are gone. I should say I don't look the same. You should probably take the wheel. I'm kind of twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Here comes a double vision. Does Megan Fox have a twin or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face, and I didn't even flinch. My mom says love's not easy. Just keep your head held high. People will find you pretty. I just wonder where they are. You like my Batman t-shirt? It costs like 50 bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy. Can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little baby. You look amazing. I said it. What you gotta do to get a little buzz? Get a little. Get a little. What you gotta do? What you gotta do? What? Did somebody just say hello? Nah, I'm flying Han style, solo. Do you like that Star Wars reference, baby? There's more where that came from. Catch a movie later? Guess I'll see you around. I got a busy week too. I'm watching X-Files.
than my type doing things. But hey, you know what? I'm calling that a win. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. I got one extra ticket, do you like Comic Con? Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it, I meant it. And I just wonder what you gotta do to get a little love. Love's not easy, just keep your head held high. Bet people think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing, I said it, I meant it. And I just wonder what you gotta do to get a little love. If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. Pick you violet flowers if I get there faster than you. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. 'Cause it's mad, yeah, it's mad. Oh, the whole world's mad. 'Cause it's mad, it's all mad. It's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. 'Cause it's black, it's all black, black water. Esploratori pazzi, buonasera a tutti. Allacciate le cinture, perché stiamo per farci un altro viaggio, uno degli ultimi, in questo postgame. Quindi ancora per qualche serata avrò la possibilità di dirvi 3, 2, 1, sigla! Going your way, let's just see how bad this gets. I'm 30 something now and everybody seems to have their shit together while I'm just passed out drunk. Change.
Buonasera a tutti amici video spettatori e benvenuti in un nuovo episodio della Blind Run di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Versione post-game. Chi va piano, va sano e va lontano. Buonasera, come state? Ho pensato molto a questo post-game e voglio darvi subito un feedback così, a bruciapelo, per chiudere anche il cerchio di quella che è la valutazione di un'opera che per me rimane una delle migliori opere Pokémon che ho mai giocato in vita mia e ovviamente comprendo all'interno di questo discorso tutti i giochi mainline, quindi non sto facendo una separazione tra giochi Pokémon spin-off e giochi Pokémon partoriti da Game Freak, ok? Ci tengo subito a precisarlo perché è una cosa che ho detto spesso, ma magari c'è chi è entrato a seguire questa serie più tardi e quindi non è conscio del fatto che la mia top di giochi Pokémon in generale ora comprenda anche Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Al netto di questo, l'episodio speciale 5 è forse uno dei momenti più alti dell'intero titolo, se non il momento emotivamente più carico di tutto il racconto, ma il ritmo del post-game nella partita principale, per ora, secondo me, non è soddisfacente. Bisogna dire sempre quello che si pensa e nonostante la valutazione del titolo in generale rimanga solida e forte e stabile nella eccellenza, direi, abbiamo già fatto mille volte il discorso sul capolavoro o meno, ci siamo già espressi al riguardo, secondo me il ritmo di questo postgame al momento non sta minimamente al passo con quello che abbiamo visto nel resto del gioco. E ho visto diversi commenti, come per esempio quello di Gito che è arrivato adesso, ovvero sì, ma dagli tempo, e sono sicuro che a un certo punto arriverà il momento nel quale dirò cavolo, questo post-game merita di essere giocato e ha meritato di essere giocato. Al momento però viene meno una delle caratteristiche forti di questo gioco, ovvero mantenere un ritmo alto anche nelle fasi distensive. E non sono d'accordo Massi, che scrive, beh, ma è normale, è post-game, perché ci sono tanti giochi che nel post-game possono dare il meglio di sé. Uno di questi, per esempio, è il neo uscito Final Fantasy VII Rebirth, che ha un bellissimo postgame pieno di racconto, pieno di cose opzionali che anche solo a livello di gameplay sono forse l'apice. Io non vi dico nulla, ma c'è una fight segreta dentro Final Fantasy VII Rebirth che per me da sola vale il prezzo del postgame e sono tutte cose che accadono abbastanza in fretta, che si possono incanalare abbastanza in fretta, poi al massimo ci metti del tempo perché sono cose difficili, però ecco, subito l'eredità del gioco viene poi traslata dentro l'esperienza del post-game. Invece, perché non lo porto in live Rebirth? Perché l'ho finito 2 mesi fa quasi. Io l'ho avuto in anteprima, quindi l'ho finito illo tempore. No, non parlo del New Game Plus, ragazzi, parlo proprio del post-game, quindi di cose che si possono fare nella selezione capitoli, ma di fatto che non fanno parte della rigiocabilità da capo del gioco, ma cose che tu fai praticamente vicine al capitolo finale del titolo. E mo chi glielo dice che ancora non l'ha cominciato il vero post-game, ma guarda, può anche essere, non cambia il senso del discorso. Se anche io non avessi ancora cominciato la fase figa di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo dopo i titoli di coda, non è rilevante. Il punto è che sarebbe come aver detto durante la fase normale del gioco del New Game
Saido, tranquillo, questa fase nella quale devi fare solo le missioni rompe un po' il cazzo, però poi arriverà il momento della narrazione. No, anche durante i momenti nei quali dovevamo semplicemente raccogliere le missioni in bacheca, c'era qualcosa da fare, c'era qualcosa da vivere, il mondo attorno a noi cambiava. Invece sono diverse puntate che Borgo Tesoro è in una fase di stasi nella quale praticamente non cambia nulla. La vita, il tempo paradossalmente è ripartito nel gioco ma si è fermato dentro la bocca e il pensiero dei vari NPC, e quindi hai un momento nella partita principale nella quale la paralisi del mondo c'è ma tutto si muove e cambia, e invece adesso è quasi tutto ripartito, però i personaggi sono più cristallizzati di prima. Quindi mi sento di dirvi che ha un po' perso questa seconda parte del gioco questo elemento fortissimo, che è uno di quelli che più mi è piaciuto dell'esperienza principale, e infatti, detto sinceramente, spero che si sblocchi. Spero che si sblocchi a un certo punto questa cosa, che arrivi di nuovo a raccontarci qualcosa. Proprio perché non hai ancora iniziato, che cosa Scary Green Lightning, no? Capito? Trovo corretta la tua critica sulla relativa lentezza, to be honest. E quindi intendi, non ho ancora iniziato a assaggiare la parte figa. Ma è quello che sto dicendo, esatto Scary. Cioè sto dicendo proprio questo, che in quanto ancora non ci siamo arrivati, ma siamo da un po' nel post-game, sto aspettando, ma al momento il gioco non mi sta dando molto indietro. Il post-game, ok, mi riferivo al commento dell'altro utente. Ma infatti sono d'accordo con te al 300%, cioè deve a un certo punto succedere qualcosa affinché io capisca perché sono qui. È stato un po' lasciato andare anche tutto quanto il concetto della evoluzione mancata, ok? Nel gioco normale, quello diciamo prima dei titoli di coda, ci sono dei temi che rimangono lì covati anche nelle fasi distensive. Anche in un momento più soft, più tranquillo, si parla comunque di quello che sta accadendo al mondo, ai personaggi, c'è evoluzione della psicologia di protagonisti e coprotagonisti. E invece qui ci hanno droppato la bomba del Dusty e Coco D non si possono evolvere. Ok, ecco a te una serie di missioni che non c'entrano niente con questo, ok, vai da Shaymin e quella cosa non porta da nessuna parte, e adesso, ok, vai a vedere nelle lande innevate che cosa è successo a Shizor e recupera questo tesoro assoluto che nessun esploratore ha mai rinvenuto in queste terre molto ardue e molto difficili. Quindi, credo che quest'ultimo pezzo, segmento di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo non riesca ad amalgamarsi per ora bene con tutto quello che c'è stato prima. Ciò detto, ovviamente non si droppa niente, non sto facendo questo discorso per dirvi oddio, mi sono rotto le palle, basta, non voglio più fare Mystery Dungeon. Sto dicendo che secondo me il ritmo è fortemente calato nelle ultime puntate e quindi di conseguenza nelle ultime battute di gameplay. Si è fortemente arrestato, almeno io lo avverto, non so se poi lo avverte anche il pubblico, però io come giocatore avverto che c'è stata una stasi, un forte freno a mano a quel continuo turbinio di emozioni che invece Pokémon Mystery Dungeon ci aveva dato. Trovo la diluizione anche forse inutile, perché il gioco ha dato tanto. Avrei preferito forse qualcosa di più contenuto, ma contenutisticamente denso come il gioco base, che questa diluizione che sembra quasi voler raggiungere un certo monte ore. E adesso eccoti una quest line di X dungeon che in realtà, se togliamo dal post game, non fa cambiare nulla a livello narrativo. Però che faccio? È un titolo deluxe e ti do solo due quest finali dopo i titoli di coda? Ma facciamo che te ne do quattro. Lo trovo inconcludente, sono sincero. E leggo il messaggio di Ferdi. Conta anche una cosa, in due live, ma il game timer è avanzato di solo due giorni. Il post game, che se ne dica, ha un ritmo comunque diverso, più lento e diluito. Sono d'accordo con te Ferdi, ed è il motivo per il quale non mi piace. Capito? Cioè, proprio perché c'è questo ritmo più lento e diluito, non lo vedo coerente
con il resto dell'opera. Secondo me questa sensazione è anche dovuta al fatto che stai vivendo il gioco molto diluito. Prima del postgame credo anche complice il fatto che fossi molto preso dal titolo, a parità di ore di live giocavi molto di più. Non ho capito. Sto giocando lo stesso numero di ore e lo stesso numero di giorni da sempre, da quando ho iniziato Pokémon Mystery Dungeon. Non credo che ci sia una variazione né nella durata delle live, che staccano sempre a 00:30, né quindi di conseguenza nella durata del gameplay. Tutto quello che abbiamo fatto viene, come dire, gestito nello stesso numero di ore. Quindi sono d'accordo solo con la seconda parte, ero molto più preso dal titolo. Perché ero molto più preso dal titolo? Perché il titolo mi stava cibando con informazioni che io avevo voglia di completare. Credo intenda dire il ritmo del giocato per live. E continuo a non capire. Il ritmo di giocato per live è lo stesso, semplicemente i dungeon sono più lunghi e quindi si fa meno. E i dungeon più lunghi culminano in momenti narrativi che secondo me non ripagano minimamente la quantità di piani fatti, a parità di quanto invece nel gioco base i dungeon fossero sì più minuti, ma anche poi succeduti da segmenti narrativi più corposi. Per me anche il contrasto fra finale del gioco, finale dell'ultimo episodio speciale e periodo con quest secondarie, che meno di ora ma ci sono state a fare da filler anche nella quest principale fra un'esplorazione grande e l'altra. Secondo me ciò che sta mancando però non è un gameplay meno corposo. Secondo me non è quello. Ciò che sta mancando alla serie, per me, è un racconto che sostenga le lunghe scorribande all'interno dei dungeon. Manca la gilda, manca il contorno, mancano i personaggi, è un postgame molto solo, nel quale praticamente non facciamo più la conoscenza di nessun nuovo personaggio o non espandiamo nessun vecchio personaggio. Shaymin, tutta la parte di Shaymin non ha praticamente spessore. Sneasel è un personaggio che nasce e muore lì senza raccontare niente. Shaymin è un personaggio che nasce e muore lì senza raccontare nulla. E quindi trovo un generale senso di insoddisfazione per ora in questa seconda parte del gioco. E dire che, insomma, l'episodio 5 non ha dei dungeon brevissimi, proprio perché è presentato come elemento di postgame. Eppure, che cosa succede lì? Succede che dopo un dungeon molto faticoso e difficile hai un momento narrativo che smorza e completa, è proprio complementare per l'appunto a ciò che hai vissuto. Sei relativamente da poco nel postgame. Ecco, pensa, Okram, ora poi leggo il resto del tuo commento. A me sembra un'infinità di tempo. Credimi, a me sembra di essere qui da mesi, da quanto poco è successo. Nel senso che il farming l'hai rimandato al postgame. Ogni live leva mezz'ora di intro, lo apprezzo ma è un fatto, lo speculo eccetera, ma succedeva anche nelle live base, Okram. Anzi, di più, si comincia prima adesso nel postgame perché non c'è nulla da raccontare. È presto per dire postgame, fai conto che per mettertela in metro di paragone con il gioco principale sei a inizio capitolo 2 del postgame su 8 capitoli, quindi aspetterei ancora un po' prima di dare un giudizio al postgame. Questa cosa mi stunna. Credimi, Ferdi, questa mi prende in contropiede. Cioè, siamo al capitolo 2 di 8 ed è tutto così? Strano. Spero che non sia così tutto, perché altrimenti sarà veramente difficile digerirlo. È così ancora per il 50% del tempo? Ok. Non è assolutamente tutto così, grazie a Gesù Cristo. Ok. No, tutto così no, ci sono capitoli... aiuto. Di ciccia, trama e altri filler. Vabbè, quello è standard. Non è vero il 50% del tempo, rega, dai su. Ok, vabbè, qui purtroppo non posso ovviamente commentare, posso solo leggere i vostri commenti e seguirli, ma non posso dare la mia opinione. Non è tutto così, ma non aspettarti che sia allo stesso livello della storia principale. Va preso un po' più chillamente. Quello non credo sia un problema. Non mi aspetto
che sia così pregno proprio anche di sentimento come il gioco base, però le vie di mezzo. Questa parte qua era proprio niente. Il segmento shaming era completamente inutile, il segmento dell'esame era carino, e adesso vediamo quello di Scizor, che però per ora è partito esattamente come prima, come il precedente. Quindi benvenuto, questo è un dungeon, 50 piani, ci si vede alla fine, forse ti racconto qualcosa. Non c'è al momento un vero e proprio mistero che ci sta coinvolgendo e trainando. Il ritmo è ovviamente più lento, è più chill e più simile a un livello di squadra di X che tu il postgame non l'hai mai visto, vero? E sei rimasto un po' scottato anche da Shaming, sicuramente. E ora vediamo, aspetto Scizor al varco, aspetto le lande innevate al varco. Il postgame è principalmente game loop per recuperare i vecchi dungeon dove hai affrontato i leggendari, più sbloccare le robe opzionali che sono per lo più delle challenge. Ecco, io per ora forse allora non ho vissuto neanche questo, cioè non sono state forse più challenging alcune cose di farming e degli episodi speciali rispetto a quello che sto vivendo ora. Quando spiegheranno a Saido che il postgame in realtà è il sequel Mystery Dungeon Esploratori della Sbrugna, non penso che sia così. Segmenti densi di trama ti porteranno in dungeon parecchio challenging. Il filler è più una palestra per essi, un momento di leveling. Ecco, secondo me non c'era bisogno di così tanta palestra. Ripeto, riprendo il messaggio di Ferdi, conscio del fatto che sia la sua percezione, non so se poi sarà la mia. Se siamo al capitolo 2 di 8 capitoli di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo, quanta altra palestra devo fare per cominciare a vedere qualcosa? Torno indietro, ok? Vi chiedo con la mente di ritornare al primissimo momento di scoperta di questo gioco. Vi ricordate che molti di voi avevano detto: ah, prima di cominciare la storia però Pokémon Mystery Dungeon impiega il suo tempo, ci mette un pochino, infatti Grovyle arriva dopo un po' all'inizio, è tutto quanto world building. Cazzo, però il world building di questo gioco è veramente accattivante, magnetico. Io non ho passato quelle live sperando che arrivasse il momento della ciccia, ero lì, sì ok, ma quando cominciano a raccontare la storia, sì ok, ero completamente appunto calamitato da tutto quello che veniva raccontato dagli estro dei vari personaggi che cominciavano a schiudersi, e anche solo un menu, che cosa fosse la federazione degli esploratori, era in grado di appunto farmi passare del tempo positivamente, farmelo volare via. Invece credo che questo post game abbia un po' perso il focus, almeno in questo momento. Poi si vedrà, magari mi ricrederò, magari tra qualche tempo saremo a raccontare di un post game fantastico. Probabilmente no, perché secondo me questo inizio è già un po' traballante, ok? Al massimo arriverò a dire il postgame si riprende, ma l'inizio è questo, lo stiamo vivendo e per me non è entusiasmante. Poi staremo a vedere. Detto che, ovviamente un commento su una parte opzionale del gioco è che lascia il tempo che trova nell'equazione d'insieme, ok? Tutto quello che viene dopo titoli di coda, arrivati anche a 5 episodi speciali, che sono praticamente tutti di livello, forse Sunflora e Team Malia meno degli altri, ma comunque belli, molto più belli di tutto quello che stiamo vedendo ora. Quindi, scusate, lascia il tempo che trova, questo commento è una roba plus in più, quest'ultima sezione di gioco che se non ci fosse cambierebbe poco, quindi è tutto oro colato. Dico che non aggiunge niente, dico che per ora, ok, il mio sentiment è se non l'avessi giocato poco cambia, ok? Poi magari non sarà così, però per ora, per quello che ho vissuto, e voi sapete già che cosa c'è in fondo, quindi c'è un po' un bias in voi. Nel mio caso, arrivati a questo momento, a quanto pare introduttivo del postgame, la sensazione è, boh, stiamo facendo completismo. Non c'era così tanto bisogno di arrivare fino in fondo. Stiamo facendo le cose più difficili per sentirci dei giocatori migliori.
Ecco, no, questo sentiment, fidati, è totalmente sbagliato e ringrazierai di averlo giocato. Vedi, ma io non ho problemi a fidarmi di voi, perché mi sono fidato di voi portando questo gioco ed è diventato uno dei miei giochi preferiti Pokémon. Quindi do per scontato che sarà così, ok? Do per scontato che a un certo punto dirò: minchia ragazzi, grazie di avermi fatto giocare questo postgame. Però, rispetto al gioco base, non c'è stato lo stesso commento. Non vi ho detto: ragazzi, grazie di avermi fatto arrivare fino al capitolo 6, perché veramente mi stavo cagando il cazzo e finalmente al sesto capitolo si comincia a ragionare. Fin dal primo, fin dal world building, fin dall'inizio di questo percorso, ho pensato che fossimo davanti a qualcosa di figo. Non penso lo stesso di questo postgame in questo momento. Staremo a vedere. Ci tenevo a darvi... singhiozzo la camera. Ci tenevo a darvi questo... questa sensazione, questa opinione che sto maturando sul titolo, perché lo abbiamo fatto per tutti i momenti di gioco, dal primo all'ultimo, e quindi anche appunto solo per amore di recensioni, io credo che sia bello tracciare tutto il mio percorso di valutazione dell'opera. Forse qualche missione in più in main game avrebbe aiutato a non obbligarti a farmare ora per ampliare la borsa. Ti posso dire una cosa, Daniele, ma la dico a te per dirla a tutti: in realtà è stata la parte più divertente ampliare la borsa. La parte più divertente di questo postgame è stata fare delle missioni di livello X stelle al pelo, rischiando di morire, rischiando di dover perdere metà della borsa, perché almeno c'è stato un gameplay mozzafiato. Mentre la parte concreta di postgame, che quindi è shaming, non è stata totalmente a livello. Lì ci siamo solo spaccati le palle. Se vi andate a rivedere la live, è una diretta nella quale scherziamo molto di più del solito, perché non c'era nulla da dire, non c'era nessun personaggio di cui raccontare la storia. E il trope del... nessuno è mai venuto qui per tanto tempo e quindi la montagna è appassita, è stato sviluppato pochissimo rispetto a quanto si va in profondità in qualsiasi altro tema in questo gioco. Secondo me la vivi male per il contesto della live e di doverlo finire e completare. Con più libertà il postgame lo vivi più chill, queste missioni più vuote narrativamente ti danno una varietà ogni tanto alle missioni classiche. Allora, sicuramente questa è una cosa vera, nel senso che dovendo in ogni episodio di una live avere un contenuto, il fatto che alcuni episodi non abbiano di fatto contenuto rendono il postgame meno piacevole per il me streamer, ok? Laddove appunto, se tu sei un solo videogiocatore a telecamere spente, questa parte la vivi in passività, no? Cioè, giochi, fai il dungeon, intanto fai altro, non ti curi del fatto che il contenuto non sia presente. Però è una cosa che vale davvero a metà, perché non credo che sia corretto far passare il messaggio: va bene fare dei giochi che richiedono un commitment passivo. Può esistere il commitment passivo, non lo vedo coerente con questo videogioco. Cioè, per quello che ci ha mostrato prima, quindi nel gioco base, non penso che arrivare ad aggiungere un segmento passivo, nel quale appunto sei più tranquillo e non ti caghi troppo quello che succede, se non da un punto di vista di gameplay, sia coerente proprio con tutto il resto delle cose che sono state fatte. Non ne faccio una questione di contenuto per singola live, ma di coerenza con tutto quanto quello che ha preceduto questo postgame. Vedo un po' scollato. È un ultimo episodio che ritratta le premesse dei precedenti. E voi mi direte: è voluto? E io vi posso anche dire: certo, e non mi piace. Cioè, ok, è voluto, gli autori hanno desiderato che succedesse questo, io forse avrei fatto qualcosa di diverso. Io come giocatore, in quanto raramente vivo un gioco nella maniera chill, come qualcuno dice, non ho trovato la ciccia che mi aspetto in una fase conclusiva
che vorrebbe e che vorrei più che vorrebbe, vorrei premiasse il mio attaccamento al titolo. Ma se ti diverti a fare le missioni, stiamo solo parlando di shaming, non ho capito. Beh, tecnicamente Gorski è il postgame. Le missioni non sono postgame. Non voglio fare l'avvocato, ma le missioni le puoi fare anche prima. Quindi sì, stiamo parlando di shaming. Stiamo parlando del premio che ti viene dato dopo una serie di missioni che avresti tranquillamente potuto affrontare. E quindi shaming, il primo segmento reale di postgame, che arriva dopo un po', ti viene dato dopo un po', quindi c'è una diluizione ulteriore prima di arrivare a quel segmento, è deludente. E l'inizio di Scizor purtroppo non è stato migliore, secondo me. Abbiamo fatto quanto, ragazzi? Un'ora di Scizor? Lo chiamo Scizor semplicemente perché si parla di Scizor all'inizio. Abbiamo fatto un'oretta? Le missioni sono obbligatorie in postgame. Fermo, Moonblood Driller. Signor giudice, le missioni sono obbligatorie nel senso che devi fare un tot di missioni prima di arrivare a vivere la narrazione postgame. Ma le missioni sono le stesse che vengono offerte dal gioco base. Ecco, l'esame della Gilda, Jerry, hai ragione, è il primo, forse, il primo momento di postgame e quello che mi è piaciuto di più. L'esame della Gilda, secondo me, è a livello. Dopo l'esame della Gilda si perde un po'. Ho fatto solo 20 minuti? Mi ricordavo di più. Molti dungeon vengono sbloccati solo in postgame, anche la difficoltà maggiore è legata al postgame, quindi non è del tutto vero quello che dici. Però noi non abbiamo fatto dungeon di postgame, cioè non siamo ancora pronti a fare quei dungeon speciali. O sbaglio? Cioè, ho la percezione che l'isola a zero, se la facessi adesso, prenderei scoppole, quindi ancora non è il momento. Ci sono dei dungeon opzionali, ma non è ancora il momento di farli. Più che roba di trama, Scizor e Shaming non sono più side quest, sono obbligatorie. Puoi provare se vuoi, ecco, lascia perdere per ora, ok, immaginavo. Quella di Shaming è stata allungata senza senso, bastavano 2-3 checkpoint e la fight finita. Guarda, Snidebuckle, mamma mia, 10 checkpoint! Ma poi, se io ti presento 10 checkpoint, ti presento, nella teoria, una sfida molto difficile. Cioè, dico al giocatore, frate, devi superare 10 checkpoint e dopo il sesto non c'è più il fast travel. Oddio, che paura, non niente. È una camminata in mezzo al parco. Un peccato. Sinceramente un peccato. Cioè, sono serie diverse, ok? Sono serie completamente lontane e giochi completamente differenti. Ma a paragone, tutto il percorso di gameplay che stiamo facendo su Minecraft prima del finale, nonostante sia un allungamento del mio percorso, perché io sarei arrivato al finale mesi fa, lo trovo a livello contenutistico più coerente con il resto dell'esperienza rispetto per ora a questo postgame. Poi si vedrà. Ribadisco, è solo un giudizio preliminare, non può essere altro. Non posso dire il postgame è brutto. Tutti quei checkpoint avrebbero senso se il dungeon fosse difficile. E infatti, Siren the Wanderer è così. Ah, è il gioco principale, diciamo, BB01. Sta parlando del gioco main di Spike Chunsoft, dal quale Mystery Dungeon prende il suo gameplay. Spesso la storia principale è ambientata in un unico grande dungeon diviso in sezioni con dei checkpoint in mezzo. Io accorcerei le giornate e le missioni. Saresti arrivato al finale rovinandotelo completamente, ma a dettagli. Ok, però questo è un altro discorso. Io dico solo che quello che abbiamo lasciato indietro lì arricchisce la mia esperienza da giocatore. Per ora questo no. In realtà i checkpoint lo rendono easy. Pensa se fosse senza checkpoint tutto in una tirata. Dici? Non lo so. Non credo invece. Secondo me è facile sempre quel dungeon. E a un certo punto, quando abbiamo capito che non dovevamo essere armati fino ai denti, l'abbiamo anche giocato sciallo col cazzo moscio, perché tanto non serviva neanche essere concentrati. Cioè, abbiamo vissuto roba dove... Fermi. Non sono d'accordo su questo. Vi dico anche questa roba qua. Scrive Ferdi, tutta una tirata, erano 40 piani, finivi gli eteri al piano 25. Sì, però quella non è difficoltà. Quella è difficoltà artificiosa. Ok? Cioè, vedrai, la borsa c'ha 48 spazi, ti metto 70 piani, fottiti. Prima o poi finisci la roba.
Però quello non è costruire difficoltà. La difficoltà viene costruita dentro questi dungeon attraverso A, il set delle mosse dei nemici, B, le trappole sparse in giro, C, la cattiveria delle trappole suddette. Quello è gestire attivamente la difficoltà dei dungeon. Se tu mi fai un dungeon di 50 piani come quello di Shaymin, ok? E sì, chiaro, a un certo punto se non ci sono checkpoint finisco la roba, però non è che arrivo a fine dungeon e dico che ficata, ce l'ho fatta, ottima gestione. Vedrai, a un certo punto devo finirle le cose perché sono tanti piani e quindi, chiaro, mi sono trovato in difficoltà. Ma quella è una difficoltà che lo sviluppatore monta in poco tempo, basta semplicemente moltiplicare il numero di piani procedurali. Quindi, ecco, secondo me la difficoltà è data dalla gestione dell'inventario nel momento in cui questa è messa alla prova, non dal volume di piani presi singolarmente facili, ma dalla complessità dei suddetti piani. Ok? Dovrai imparare comunque a gestire meglio il party. Dusty arriva a 0 pp e CoCoD è ancora full. Verissimo. Te ne vieni a quello che sto dicendo. Il post game al momento mi sta permettendo ancora di stronzeggiare. Vorrei che non lo facesse. Imparerò a gestire il party nel momento in cui il gioco mi dirà: senti, adesso giochi alle regole mie o hai perso, coglionazzo. Ecco, questa roba qua vorrei che accadesse, vorrei che fosse già accaduta, ma è accaduta solamente fuori dal segmento di Shaming. Ed ecco che ritorno a quello che vi sto dicendo. Sarebbe stato carino dirvi, sapete cosa? Il postgame non ci sta dando tanta narrazione, però quante cose ci sta insegnando. Ma la parte di Shaming, grande rottura di cazzo. Oggi è la settimana del parlare, assolutamente. Il problema, Saido, è che ti porti dietro troppa roba inutile, non usi oggetti da lancio quasi per nulla. Praticamente ti permette di risparmiare un botto di pp. Sì, però dobbiamo arrivare al momento in cui questa cosa viene punita. Finché questa cosa non viene punita, so chiacchiere. Dobbiamo arrivare al punto in cui il gioco mi dice: ah, fottiti, hai sbagliato. E adesso perdi. E allora io dovrò dire: cazzo, ho perso. Perché ho perso? Per questo motivo. Ok. Perché ho perso per questo motivo? Perché devo ragionare in maniera diversa. Ok? Al momento non è così. Non sarebbe stato un problema uno spike di difficoltà appena inizi il postgame. Certo, ma non l'abbiamo appena iniziato. Non l'abbiamo appena iniziato. Il problema della parte di Shaming è il fatto che sia obbligatoria per proseguire con la trama, senza aver nessun collegamento con essa. Secondo me dovevano renderla più una side quest. Concordo. Concordo al 100%. Shaming, ma anche sto Scizor, hanno il sapore di elementi secondari che potevano essere opzionali, lasciando al giocatore la possibilità di decidere di andare più avanti, più dentro la questione del non mi posso evolvere, perché... Mi leggo le sub, raga, perché sono andato avanti veramente tanto con questo discorso, ma insomma è piacevole parlare con voi della mia percezione del gioco, scambiarci opinioni, fare il tennis tra una cosa e l'altra, un'opinione e l'altra, una versione e l'altra della visione delle cose. Però dobbiamo anche cominciare a giocare, se no non lo finiamo mai sto gioco. Quindi, mi recupero tutte le sub, siamo a 13 sub dal sub goal, quindi godimento più che massimo. Scizor ancora è presto, assolutamente. Io dico che Scizor non è cominciato bene per ora, però fa in tempo a riprendersi. E sapete quanto sono in grado di dire: stronzo io, ho sbagliato, bellissimo. Al momento non è così. Un operaio su Twitch, 18° mese di Tier 1. Ashut Mael. Non ho capito. Spiga regala 3 sub. Pando 33, 23°. Simon Johnny, 51° di Tier 1. Gabriele Vento, 17° di Tier 1. Si gode un bacione fra. Lele 8, 7° mese di Tier 1. Black Pizzo, 7° mese. The Alexis 00, 13°. Ciao Saido, mi tocca seguire MD in differita. E stasera che posso stare? Ho un sonno tremendo. Vabbè, spero di rivederti a Stoccolma. Anche se giocherò al gioco di carte collezionabili. Infine, una cosa importantissima che ti devo dire da mesi. Va fatta la cover di Tonza... Patonza degli Eli, ma con Godo Bad, minchia. Ciao e buona serata, va bene, ci proverò.
Joltmat, 19° mese. Ciao Saido, devo ringraziarti insieme ai ragazzi del Poggen da quando avete iniziato. Mi avete fatto appassionare moltissimo al mondo dei picchiaduro e ultimamente ho una voglia matta di giocare a Tekken, ma purtroppo non ho nulla su cui giocarci. Al momento continuerò con Smash. Va bene, anche Smash va bene. Itziaboy Guzman, 5° mese, grazie. Ghira, 6° mese di Tier 1. Sera Saido, qui ad abbonarmi stasera per godermi i VOD dei giorni delle WC. Se ti chiedi perché i VOD e non le live direttamente, beh, diciamo che mentre gioco a Londra non penso non penso di avere anche il tempo di vedermi le tue live. Se mi streamano e vinco, prometto di dire palle. Fatemi il tifo, chat. Vai, grande, un abbraccio, grazie mille. Davide Ceretta, 64° Tier 1. Ciao Franci, volevo darti un paio di... in bocca al lupo, tra l'altro. Un paio di consigli su cosa portare dopo Minecraft o Mystery Dungeon. Se vuoi andare sull'RPG, sono usciti i due Gilden. Non conosco. Non so cosa siano. Lored747 si abbona per il 23° di Tier 1. Sono d'accordo con quello che dici sul postgame. Io per primo ricordo di averlo droppato all'epoca e di averlo finito solo l'anno scorso. Parte lento, ma poi ne vale la pena. Abbi pazienza. Lored, mi fa piacere leggere questo commento perché vuol dire che è in linea con quello che penso, ma che anche mi potrà dare la soddisfazione che ha dato a te. Jerry Sbrotti, 9° mese, Apple Jam 25, 2° Scorpion, 1ª volta, benvenuto. Illuminati, 20° di Tier 1. Appena tornato alla palestra, cena al volo e ci si gode Mystery Dungeon, anzi prima il Mystery e poi il Dungeon. Sono d'accordo che il ritmo del postgame non sia il massimo e comprendo benissimo che se anche dovesse migliorare in seguito, ciò non cambia il fatto che vi sia stata una fase molto più lenta. Molti tendono a dire, ma poi migliora, come se ciò vada retroattivamente a rendere bella anche la fase lenta. Illuminati, stiamo scoperchiando un tema sul quale si menano tutti i critici, ok? Ma metto le virgolette non perché mi riferisco a persone che non hanno senso critico, ma perché non serve avere un patentino per poter pensare quello che sto per dire. Quindi, i critici di qualsivoglia... Ma che cazzo di problemi c'ha sta camera? Ha finito? Fatemi capire, cioè, secondo me fa contatto... Aspetta, secondo me sta facendo contatto una presa. Allora, aspettate, la spengo e la riaccendo. No, no, non è calda, non è calda. Vediamo. Secondo me è una presa della corrente che è attaccata male. Perché quando batto in terra, vedi? Adesso sto fermo. No, lo fa ancora. Aspettate, eh? Vado un attimo sotto la scrivania. Aia! Sono traventato il joystick in testa. Vediamo se adesso funziona. Sono andato un attimo in cantina da Goober, sì. L'ha rifatto? Non me l'ha attaccata male. Non lo sta rifacendo, eh? Momento Monica Lewinsky. Non l'ha rifatto. Mentre ero sotto non l'ha fatto, e allora è quello, raga. Era la presa della corrente, perché mi rendevo conto che quando mi muovevo faceva contatto, quindi probabilmente era una questione di attacco della corrente. Dicevo Illuminati, scusami, chiudo il discorso per chiuderlo anche alla chat. Ci stiamo arroverlando attorno a un tema che veramente viene discusso quando si fa critica di qualsiasi opera d'arte, cioè un inizio lento è un inizio colpevole? C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. C'è chi dice che iniziare lentamente qualcosa genera un build up che a un certo punto giustifica la parte noiosa iniziale, e chi invece vede la lentezza come un difetto sempre e comunque. Io faccio parte di questa seconda scuola, cioè ben inteso che non bisogna confondere la lentezza con la lunghezza, che sono due cose diverse. Un'opera può avere un build up lungo ma non lento prima di arrivare alla ciccia. Per me la lentezza è sempre colpevole. Io adoro Steins Gate
è uno dei miei anime preferiti, ma secondo me è colpevole di essere troppo lento all'inizio nel costruire il suo build up. Non per una questione di tempo, ma per una questione di ritmo, ok? Non esiste una risposta universalmente giusta a questo cruccio, sono d'accordo, Jerry, ma generalmente quando le opere sono lente perché hanno sbagliato, per me, il ritmo con il quale presentarti le premesse. Perché poi è quello, Quando io costruisco i video, lo faccio sempre, questa cosa di mettere le premesse al posto giusto. In realtà è come si costruisce la parte finale di un videoteoria, no? Io vi do A, B, C, D, E, F, per poi arrivare a G, che è il momento in cui tutto culmina. Ah, minchia, stai mettendo tutto insieme. E quello dura la metà della metà della metà di ognuno dei punti che ho appena citato. E quindi è lunga quella parte. Però, se fosse lunga e lenta, sarebbe sbagliato. Quindi io cerco sempre di averla sì lunga quella parte delle premesse, ma anche di renderla interessante. Ok? Better Call Saul è lungo, non lento. Sì, e secondo me Breaking Bad ancora di più. Cioè, Better Call Saul mi piace di più di Breaking Bad, però Breaking Bad è un'altra opera di intrattenimento che ci mette un po' a spiegarti dove siamo e perché siamo lì e qual è il significato dell'opera. Però quella parte è preziosissima allo stesso modo delle battute, diciamo, dalla metà in poi, nelle quali succede continuamente roba. Io Better Call Saul l'ho trovato lento all'inizio, ma dopo la prima godi. Ecco, io invece, per esempio, uno che ho trovato lento all'inizio era BoJack Horseman. BoJack Horseman è un'altra delle mie serie preferite, eppure la prima stagione mi volevo tritare le palle nel tritacarne. E sono contento di essere andato avanti, perché dopo ho trovato una delle opere d'animazione occidentale più belle e profonde, però cazzo, la prima stagione per me è colpevolmente un continuo sfracassare le palle sullo stesso concetto, fino a che finalmente decide di raccontare la vita dei personaggi e la psicologia dietro di loro. Prima è un'opera di autocommiserazione che dura una stagione, ok? Autocommiserazione per, 10 episodi. Ah, la vita è brutta, la vita è brutta, la vita è brutta, che sbatti, la vita è brutta. Ho capito, la vita è brutta, che sbatti. Però diventa meglio poi, però la vita è brutta, che sbatti. Back in the 90s. Dopo diventa una cosa molto più incredibile. Ecco, in quel caso forse quelle premesse della vita è brutta, che sbatti, poteva durare meno. Poteva durare molto meno. Fine della discussione. Ora sto guardando, piccolo consiglio a metà vi do, ok? Non l'ho ancora finita. Sto guardando su Netflix Il problema dei tre corpi, Three Body Problem. Sono alla quinta puntata. Escape from LA è bellissima come puntata, F94, la mia preferita. No, la mia preferita è il monologo sulla mamma. Sto guardando Il problema dei tre corpi e mi sta piacendo. Ci sono dei momenti un po' what the fuck, ma in senso negativo, tipo dei Deus Ex Machina che tu li vedi e fai, ok, volontà autoriale del fatto che dovesse succedere questo, anche se non ha senso. È una di quelle serie che però a un certo punto darà tutto sul finale. Quindi voglio capire dove vuole andare a parare, perché è una serie basata su un mistero che piano piano si scioglie. Quelle serie, per esempio, possono giustificare un ritmo un po' dimesso all'inizio se poi in fondo ti sparano le cannonate. Non so se le sparerà, quindi alzo le mani, non l'ho finita, sono all'episodio 5 da vedere, o 5 o 6, forse il 6. E tu le serie quando le guardi? Dopo live a volte guardo qualche episodio, vado a letto tipo alle 1:30, alle 2, perché mi sono guardato una puntata di qualcosa. Dark io lo detesto, raga. Dark io la odio con tutto me stesso. Non mi parlate di Dark. Dark io ho proprio un problema con quella roba lì. Mamma mia. Sono solo cose che non mi piacciono. Perché gestisce il paradosso temporale in una maniera paracula per giustificare tutto con
appunto la tautologica frase del è un paradosso. E non mi è piaciuta per niente, ragazzi. Tutti i plot twist non mi sembrano realmente costruiti, ma sono solo una scusa per giocare con il concetto del tempo, ma in una maniera un po' pigra, secondo me. La tipica supercazzola del sei figlio di tuo figlio. Ok, quindi è un paradosso. Ok, quindi è un paradosso e devi accettarlo. E capisco che siano gusti, attenzione. Quindi non dico che sia brutta oggettivamente, però io quando si parla di robe tipo la fantascienza dei salti temporali preferisco opere molto più logiche rispetto a quelle che dietro il cripticismo dell'è un paradosso chiudono il volerti spiegare le regole del mondo, che è quello che fa Dark. Steins Gate, riprendendo quello che dicevamo prima, è un'opera che invece ci mette del tempo a partire, colpevolmente, ma dopo ha delle regole del gioco chiare sulle quali si basano anche i colpi di scena. Quindi quando tu arrivi al colpo di scena, il colpo di scena ha senso logicamente con tutto quello che è venuto prima. In Dark è un po' un sorpresa, questa cosa è così, perché il tempo è a puttane. E ripeto, può essere fico, cioè può essere che qualcuno lo trovi fico, del tipo ok, sto guardando una storia nella quale il tempo è a puttane, quindi non posso chiedere logica, matematica, scienza, fantascienza dietro il filo logico dei ragionamenti. A me però non piace quando succede. Non ho dato un'occhiata a Shogun, non è scritta col culo e basta, è così perché sì, o cose del genere, spinte così le accatto solo nelle opere demenziali. Ora, scritta col culo non sono d'accordo, è proprio uno stile specifico. Ma è uno stile specifico che mi fa cacare. Cioè, è quello che vogliono è proprio quello. Il sorprenderti con la supercazzola temporale. E invece... vabbè. Yuki Spark, ve se ama, grazie. Roletto VGC, 19esimo di Tier 1, resubo e torno a studiare, grazie. E Amy Boni 00, 13esimo di Tier 1, approfitto di questo messaggio per ringraziarti per avermi fatto avvicinare Picchiaduro. Non mi ero mai davvero interessato a questo genere, ho scoperto la sua bellezza solo grazie alle vostre live, al Pogen e Tekkenotto in particolare. Ah no, perdonami, e Tekkenotto in particolare, essendo amante e praticante di sport da combattimento, mi ha subito conquistato, soprattutto per la corrispondenza con la parte realistica di combattimento. Beh, Amy, sappi che... praticamente tutti i moveset sono fatti su reali mosse di vari stili di lotta. Ieri ho comprato Tekkenotto e sono pronto ad allenarmi per spaccare i culi. Beh, buon lavoro. Keter VGC, 15esimo mese di Tier 1. Ciao Saido, 15 mesi assieme. Una domanda, è passato un sacco di tempo, quindi sicuramente la risposta è sì. Ma hai visto il trailer del nuovo gioco di Mullins? Certo, l'ho visto in diretta da Round 2. Quando abbiamo fatto i Game Awards. Pensi di portarlo quando uscirà? Sicuramente Day 1. Non stento proprio a credere che... day one sarò pronto con voi alle 21:30 a farmi un altro viaggio nel mondo di Mullins, che è un altro di quelli che fa come Dark, eh? Mi ha fatto girare molto i coglioni alla fine di quasi ogni opera, che fa la stessa cazzata dell'Evi, perché è tutto confuso, perché è tutto un grande fucco della mente. Ho capito, spiegami cos'è successo. Quindi Mullins lo amo per lo svolgimento, lo odio per quasi tutti i finali. Ragazzi, mi fermo qui con le sub, vi ringrazio per il supporto, magari mi leggo quelle che arrivano durante la diretta e se c'è tempo continuo poi post chiusura, perché voglio giocare. Abbiamo parlato veramente di tante cose oggi, non solo di Mystery Dungeon, ma in generale di fruizione delle opere, quindi mi fa piacere, mi fa sempre piacere scambiare con voi delle opinioni, è davvero prezioso. Anche perché in generale, lo dicevo a Ferdi oggi in privato, credo che questa sia una community molto bella nella quale se ci si acchiappa da un punto di vista di battibeccume lo si fa quando ognuno vuole esprimere la propria opinione, che è il mondo vero, cioè fico, non è che ci tiriamo le palle di merda addosso, però quando la discussione si fa accesa perché ognuno ha una propria opinione su un certo argomento, che è una cosa positiva, vuol dire che tutti quanti ne usciamo arricchiti a fine diretta dell'opinione vicendevole dell'altro, quindi è una cosa molto figa.
Grazie Simone Ante, secondo mese di abbonamento adoro le tue live, ho ricominciato a seguirti da metà Mystery Dungeon e ora ci sono ogni giorno, ti stimo un sacco, mi intrattieni sempre, grazie Simon. E grazie anche a The Double Helix che si abbona per il 29esimo mese. Bene raga, un'ultima cosa, velocissimo. Allora amici, punto esclamativo EWC, chiedo ai mod di cancellare il Day One perché abbiamo accolto la vostra lamentela sul fatto che il venerdì fosse per moltissimi impossibile raggiungere dalle 9 di mattina la location. C'è chi lavora, c'è chi studia, c'è chi addirittura verrebbe da altre città per raggiungerci per 3 giorni a Milano e quindi molti mi scrivevano: Saido, io vorrei esserci anche dal venerdì, però figlio mio, se io arrivo alle 7 di sera e pago il biglietto d'ingresso per 12 ore e ce ne sto 2, non è proprio il massimo. E quindi vi siamo venuti incontro e abbiamo fatto una cosa. Il primo giorno lo abbiamo eliminato, abbiamo rimborsato i biglietti che erano stati venduti il venerdì per aggiungere qualche posto in più il sabato e la domenica. Posti in più che però stanno finendo. Quindi vi dico che mi sono fatto mandare prima il report delle vendite, ci sono ancora solo 20 posti il sabato e 25 posti la domenica. Contando che abbiamo lanciato questa cosa lunedì sera, questo significa probabilmente che nel giro di qualche giorno i posti saranno finiti. Se volete acquistare il biglietto d'ingresso per vivere con noi 2 giorni di internazionale all'Arena Piola di Milano, scrivete punto esclamativo EWC e compratevi il biglietto d'ingresso o per sabato o per domenica. A questo punto rimangono solamente le 2 giornate del sabato e la domenica. Venerdì non si fa niente, ma insomma, se molti di voi avevano problemi a esserci, ha anche poco senso spingere su una cosa che è scomoda per i più. Quindi andiamo a concentrare i nostri sforzi con qualche posto in più sul sabato e la domenica. Però i posti che vi ho detto rimanenti comprendono i posti in più che si sono aggiunti, che se no saremmo già stati vicini al sold out, il che mi fa molto piacere. Però insomma, faccio la cassa di risonanza. Sabato sera ci sarà anche Mike a raggiungerci, visto che comunque è una serata SIP. Il biglietto d'ingresso comprende la cena entrambi i giorni, la presenza nel locale per tutto il tempo della durata dell'evento e un bundle di SIP per biglietto. Quindi se fate il sabato e la domenica sono una SIP il sabato e una SIP la domenica. 6 SIP in totale, 2 bundle per la precisione. Buono! Andiamo, va? Musiche sono sempre belle, però. Probabilmente faremo qualcosa di simile per i mondiali, ma sarà più complesso perché sarà dalla sera alle 8. Quindi vediamo. Io ho già fatto management degli strumenti, a giudicare da quello che vedo, sì. I'd say sì. Quindi siamo pronti via, capaci di entrare nel dungeon. Non possiamo sapere cosa ci aspetta, dobbiamo procedere con cautela. Facciamo del nostro meglio. Beh, andiamo. Andiamo. Siamo a 4 sub dal sub goal, minchia. Pigiama party per seguire i mondiali. Bello, prenoto una piscina delle palline del McDonald's. C'è una ragazza qua. Una ragazza che però mi minaccia di psychics. E che invece il frappo sgranocchiare. Pertanto facciamo così. Così. Così, ok, così, non basta, ok, dopodiché torniamo a attivare tutto quanto il move pool di sto fratto. Jinx in questo gioco mi fa ridere, sembra che abbia visto robe orribili. Attento a donna. Seme strabico, bella merda. Io dal cazzerei, amici. Prendo lo strumento e dal cazzo. È una mela, ci può stare, non sappiamo quanto è lungo il dungeon. Quindi siamo in basso. Grotta dell'abisso, del resto. Ma io andrei a sinistra, amici. Bella merda. Grazie Rum e Cola della sub. Ho visto un nemico, ma eccolo qua. Farei una palla energica. Ok.
fargli per forza geloraggio, farei taglionetto. Voglio evitare appunto di rimanere senza pipì con dasti continuamente. Andiamo indietro. Ok, andiamo qua. Aspettiamo. Cerchiamo di giocare come se fossimo in pericolo di vita sempre. Ho sbagliato, ovviamente volevo evitarlo. Però cambia poco. Ma ragazzi, oggi sono campione di strade sbagliate. Vabbè. Ok, vabbè, qui ti tiro una palla energica. Qui hanno tanti HP. Spugne di danni sti cosi. Ok, la potenza delle mosse elettro diminuisce. Fine. Rallento trappola, vabbè, la prenderanno tutti. Aspetta che se no rimangono indietro ed è un disastro. Ok. Tornate normali le velocità, si gode. Qui una energy la tiro. Godissimo. Bravo. Grazie Mardes della sub, prima volta insieme, benvenuto. Perché non te la fanculo? Regalino mi ha fatto malissimo. Gesù, oddio, ma c'è Slaking. Fai te. Che così magari chiappi anche Slaking. No, non ci arriva. Però se noi ci avviciniamo così, in teoria sì. Io faccio questo per poi fare questo. Buono. A sto punto pigiamo. Ti prego, Italo. Va bene. Che succede? Ah, ok, avevamo preso una trappola che ci rallentava. Fuck. Ok, Primplup. Die, please. Ha fatto 73 con un attacco base, ho visto. Lo so che non posso fare attacco bianco, non volevo sprecare PP. Cioè, era voluto. Ah, Coccodino non era in range per agilità. Permetti a Raichu di usare Tono Shock. Non l'aveva già sbloccato? No, per qualche motivo gliel'avevo tolto di nuovo. Questa live arriva con una mano dal cielo dopo una giornata di lavoro di merda. Grazie per la compagnia. Grazie a te, Salazzi, del 17° mese. E siamo arrivati al subwall. Ok. Poche trappole, non è successo nulla, godo. Secondo me possiamo passare indisturbati. Sta buono. Buoni. Non possiamo fare niente? E allora basta, andiamo via. Non sprecate PP davanti a sta Jack. Ma come faccio a ignorarlo? Cioè, non posso fargli niente? Stiamo sprecando in continuazione PP, devo andarmene. Se andiamo via. Ok, vabbè. Quindi forse avrei dovuto cambiare la tattica in questo caso. Mi servirà di lezione per il futuro. Se no il congelamento diventa una cosa più fastidiosa che altro. Dal cazzo. Mi ricordavo che il congelamento in realtà si sbloccasse alla prima hit, ma ricordavo male, evidentemente. Commettiamo a sinistra. Commettiamo a sinistra. Vaffanculo. Andiamo giù.
ma signore. Ok. Va bene. Buono, risparmia pipì attivato qua. Non si attiva spessissimo, però. Niente, oh. Scale. Oddio. Questo lo colpirei dalla distanza. Lo colpirei ancora dalla distanza perché è un tipo grosso e non ci voglio avere a che fare. Godo, bravissimo. Ora le scale sono qua. Palesemente qua. Dimmi che non sono nella parte in alto. Va bene, eh. Io ragazzi commetto qua sotto. Hai ucciso la mamma del piccolo azzurro, il mostro. Io commetto qua sotto. Sento che le scale sono vicine. Smushum, attacco base. Confuso, vabbè, fa schifo. Anche meno. Anche meno. Ragazzi, non so se avete visto, ma dal 29 marzo non sarà più possibile fare streaming su Twitch focussando troppo il content su alcune parti del corpo intime, quindi purtroppo l'idea di fare l'ultimo dungeon di Mystery Dungeon sulle mie palle è sfumata. Sig sob, non prendo mai le mode in tempo. Allora 50 e 50 secondo me è di qua. Purtroppo no. Allora ragazzi, sinistra o destra? Sempre a destra. Sempre a destra, raga. C'è tanta gente qui. Io qua sparerei un sub. Ah no, mi tiene in scacco con bolla raggio. Non voglio dargli una flip con l'avanzata. Adesso taglionetto. Adesso diamo spazio anche all'altro. Oh fuck, ok. Buono, ok, fossa dovrebbe ritarlo. Attenzione però perché la difesa è diminuita di molto. Me ne andrei. Non posso scambiarmi perché sono confuso. E allora mangiamoci una bacca arancia che non si sa mai. Tanto voglio di, no? E ora che fo? Devo smaltire la confusione, amici. Ok. Dai, qua sotto. Dio, ci ha sfuriate il merda, fermo. No, piano, 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 piano. Va bene. Assapora il momento. Sì, sì, guarda. Sto di un godendo in questo momento. Va bene, abbiamo tante mele. Bacca arancia. Aspetta, c'è del soldo. Dai, ora troviamo la scala subito piano, cioè stanza 1. Okay. Vorrei andare giù, quindi vado a sinistra. Ho perso il tocco, ragazzi. Ho perso il tocco. Ho perso il tocco.
semibomba viene bloccata. Ora ci vanno tutti. Vai, vai, va bene. Non ci posso credere, ragazzi. Io non posso farci il credo. Mi sa che mi scambio. Non posso perché dorme, non posso perché dorme, ok. È andato. Ok. Vieni qua, cocco di Snowver. Va bene, ma... Però forse è troppo vicino alla fine della mappa. No, no, ferma lavori. Si va nel segreto segretissimo. Godone, paperone. No, ho sbagliato. Ammazziamo prima chiunque egli sia. Benissimo. Strano piano comunque, vero? Era tutto quanto storto. All'inizio sembrava piccolissimo. Ok. Oh, sono stato castagnato. Va bene, lo accetto. Mi sono anche cacato addosso, fantastico. Godo, ma godrò adesso, ne sono abbastanza sicuro. No, piccolissimo, no, nella mela. Perché prendo ste bacche? L'antica forza, ma io direi che il semebomba lo posso anche tirare. E dal cazzo. Sinistra. Prego, andiamo di qua così non la prendete. Grazie. Ecco. Grazie. Calmati, calmati, calmati. Ok. Gli ho dato la frit, ma almeno non ho usato i pp miei. Va bene. Goda. E Cino fa il 34. Guarda il lato positivo, il cibo è andato a male, diventa Grammer Pappa, ma Dust è tipo veleno, quindi non gli cambia niente. No, no, è vero, ma poi il Pappo mi piace proprio. Contatore. Vai. Dal cazzo ti vai. Dal cazzo io, guarda. Preferisco far il giro. Lasciamolo avvicinare. E qui lo tronchiamo. No, forse. Ok, 41 per Giorgiona Red Bull. Fortissimo. Tra l'altro, sostituto col contatore, cosa fa? Ammazza gli altri? Bisognerebbe provare. Ok. Pazienta un po' con Slavina. Che cazzo di mossa è Slavina in sto gioco? Direi che la facciamo prendere all'acqua. Bene. Gli attiviamo solo fossa? Così lo shotta in teoria. Slavina e pazienza, ecco, immaginavo. Benissimo, riattiviamo tutto. Sto cercando di giocare proprio pulito, così ci abituiamo per le cose un po' più difficili. Intanto tira agilità. Calmati, 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 calmati. Ok, bacca arancia, doppia sfera, raffa sfera e... Oddio, ma c'è Slaking, sta boh.
io provo ad arrivare, figlio mio, ma ci metto un po'. Meno male. Te G-sfera, c'è Smushum. Bravo, Cino. Bravo, Cinega. Perfetto. Dal cazzo. Andiamo giù. Quella bacca arancia la vorrei. Benissimo. Ok. Dove sta andando? Dove sta andando quella? È piena di Red Bull in corpo. Bella side, sarei dovuto andare a Stoccolma per assicurarmi la qualifica al mondiale, ma poi per questioni di soldo ho dovuto saltare. Quando ho saputo che avresti fatto il tuo primo regio ho bestemmiato tutti i santi. Peccato che i prezzi non sono diminuiti. In bocca al lupo, e semmai al prossimo regio se lo farai. Un abbraccio, bello, mi spiace. Giocherò anche per te. Gomma blu, per la gioia di Ferdi. C'è uno Sneaseru. Ok, vai ciccio. Godissimo. Stragodo, fai conto. Cino, le mosse attive. Controllo, amici. Cino, mosse. Confusione. Baraonda, rompicazzo. No, lasciamo aperti. Ok. Notte sferta. Ecco, hai presente le 90 fosse che hai fatto? È il momento di falle. Sì, ok che ho almeno due, ma insomma. Ti prego, fa qualcosa. Ok, godo. Senti che musica da sub. Che fame, va bene, mangio mela. Direi proprio zio pera. Io guarda che fo. E piglio un'altra gomma blu. E me la godo. Finito. No. Andiamo. Non possiamo sapere cosa ci aspetta. Dobbiamo procedere con cautela. Esplorare, che meraviglia. Facciamo del nostro meglio. Posso solo salvare qui, immagino. Va bene. Zio Mela. Giusto, quella è la zia Mela. Buono, buono. Antro dell'abisso. Jesus Bambi. Ok. Ah, era la host del quiz della personalità. Pensa un po'. Quindi l'inizio, diciamo. Giorgiona completamente fatta per la troppa Red Bull. Quando era a New York, a un certo punto, anzi no, non era a New York, ero a Roma, ok? E hanno fatto questo evento bellissimo, quelli di Red Bull a Roma, con un bar, non so, magari qualcuno di voi c'era, che faceva cocktail, quindi alcolici, Gesù, bambino protagonista della Bibbia, ok. Allora, hanno fatto questo bancone con gli alcolici, che però erano anche a base di Red Bull. Ce n'erano alcuni free, quindi con Red Bull Organics, che sono la soda, la lemon soda e cose del genere. E poi tanti altri invece erano a base di Red Bull. Lo staff di Red Bull, gentilissimo, mi ha dato un botto di free drink, ok? E siccome a me piace bere, non lo faccio mai se sono a casa, ma insomma se sono fuori mi piace, comincio a ordinarne un po', va bene? Totalmente dimenticando, oscurando nel mio cervello la parte in cui so benissimo che quella roba è a base di Red Bull. Quindi ne avrei bevuti tipo 3, ma nell'arco di poco, e poi ho pensato... Io ho bevuto 3 Red Bull.
in un'ora e mezzo. Morirò di infarto. E mi è presa una gran para. Però poi non è successo niente. In realtà non ho avuto neanche la tachicardia, non ho avuto niente. Però ho pensato, adesso mi viene qualcosa. Cioè, ho preso 3 drink alla Red Bull nel giro di poco tempo, perché è molto sconsigliato. E non ci ho proprio pensato. Il limite prima di morire è 3. Non mi ricordo. Me l'aveva detto una ragazza che lavora in Red Bull. Quanto è il massimale giornaliero consigliato? Premesso che ovviamente non devi bere altra caffeina. Però vi direi una cazzata. Non mi ricordo quanti. Ma erano anche alcolici. Sì, erano anche alcolici. O 4 mi sa che potrebbe essere quello che mi è stato detto. Una cosa del genere. Però capisci, 4 in una giornata, ne ho bevute 3 in un'ora. Visto che non abbiamo nulla da fare, verifichiamo. Caffeina più alcol? No, no, no. Infatti non è consigliato bere drink con la Red Bull. Però sai, sono buoni, eh. Mauro Dondi s'abbona per il 5° mese Tier 1. Ciao Saido. Sempre un grazie per queste fantastiche live in un periodo in cui preparo la tesi e organizzo il mio ritorno in Giappone. Buona fortuna per Stoccolma e palle. Grazie mille. Allora, questa bacca arancia la voglio, la desidero, la bramo. Pertanto facciamo scambia con il pappo. Questo è cazzo. Teggisfera, ne ho già 1 miliardo, fanculo. Ma non doveva non esserci la caffeina nelle organic? Sì, ma non erano organic. Le organic non hanno stimolanti di alcun tipo. Però io ho preso quelli normali, non quelli organic all'inizio, perché non ci avevo pensato. Bella merda. Cioè, mi sono letteralmente preso il pisello e me lo sono infilato in culo. La mappa più incredibile dell'universo. Ha fatto nebbia, va bene. Godo. Vai. Godo, non godo. Strizzata. Va bene, complimenti per la flessibilità. Grazie. Oh no. Non ho ancora visto Dune parte 2, ma la cosa bella è che non ho neanche visto Dune parte 1. Oh! Non ho neanche visto Dune parte 1, amici. Che ridere il pisello nel culo, prima o poi smetterò di ridere per queste stronzate. Ma guarda, è 30 anni, lo dico eppure. Ok, il pulso idrico, un'altra bacca arancia. Vediamo se abbiamo roba inutile. Bacca arancia non si disdegna mai. Semi tenebra, va, vai alla grande. Filmoni, se ti piace il genere, me l'hanno detto tutti. Non lo so se mi piace il genere. Cioè, quanta fantascienza è? Come ti sembra il nuovo gioco di Peach? Non l'ho ancora giocato. Non ne parlano benissimo, da quel che ho capito. Shrek 3 il peggiore, mi dispiace. Non me lo ricordo neanche, guarda. Cure poca, ok. Molto fanta meno scienza. Star Wars ma non Star Trek, va bene. La caffeina non è un eccitante, ma al contrario è antirilassante. Non stimola direttamente, annulla il processo inverso. Mentre la taurina è eccitante, Ferdi. Sono esperto di queste cose. È il tuo campo di studio. Ok, così lui è in linea. Dopodiché l'altro cerchiamo di
farlo attaccare dagli amici. Godo. Sfera volemi, ci pulisco il culo. Soldi. Va di sfera, ne dovrei avere una. Controllo, ma penso proprio di sì. E allora via. Il peggior Shrek è il quarto, per l'amor di Dio. Esiste un quarto Shrek? Non ho mai visto. Raga, domanda intima. Ma voi da piccoli avete mai guardato a ripetizione la stessa videocassetta ogni sera? Ci sono queste abitudini dell'infanzia che finisci per non raccontare mai e non sai se sei da solo oppure se l'hanno fatto tutti. Ok, tutti. Fantastico, godo. Io ogni sera ho avuto il periodo Bugs Life e il periodo Space Jam. E Bugs Life e Space Jam, continuazione. A me è capitato col VHS di A Bug's Life, Wolfeus Twitch, siamo fra... Cosa è il fuccolo? Visitatori, una cosa alquanto rara. È uno stand user. Yukion, i miei saluti. Mi chiamo Froslas. Mi occupo di dare il benvenuto a coloro che visitano questa landa ghiacciata. Deve essere stata davvero dura superare quelle tormente. Prego, avvicinatevi. Ormai starete per congelare. Lasciate che finisca il lavoro. Vi congelerò completamente. Bad ending, finito il post game. Se itto poi lei viene verso di me, però a quel punto posso andare indietro e comunque Raichu ha range. Ok, non voglio essere però l'unico a prendersi vento gelato. Possiamo per ora continuare. Ok, perfetto. Mette la hail. È forse il momento di spostarsi un po'. Aia. Il fatto è che siamo deboli. Però non vorrei usare altri strumenti. Adesso non ci serve più energipalla, possiamo andare di semebombe. Buono sgomento. Però così Totodile non fa niente. Vabbè. Mantel neve. È sparita, non è morta. Quindi Scizor è rimasto per tutto questo tempo intrappolato qui. Er pupone. Dov'è? Ah sì, adesso mi ricordo. Stavo esplorando quando tutto a un tratto sono stato assalito da Froslas. Oh, immagino che voi siete qui per salvarmi. Scusate le mie maniere, mi chiamo Scizor. Sono un esploratore. Scizor rosso come la Roma. Sempre. Vi sono molto grato per avermi salvato. Se non fosse stato per voi, probabilmente sarei rimasto imprigionato nel ghiaccio per l'eternità. Tuttavia, non pensavo che fossero passati decenni da quando sono stato catturato. È come se fossi stato in un mondo completamente diverso. Tra l'altro, vorrei ripagarvi in qualche modo per avermi salvato la vita. Purtroppo mi trovo da solo in un mondo estraneo, senza neanche un soldo in tasca. Non so proprio come sdebitarmi. Oh, non preoccuparti, non devi ringraziarci oltre. Sì, tuttavia... Ah sì, potrebbe andare. Avete detto di essere una squadra d'esplorazione, giusto? Sì. Ah, molto bene. Muoio. Vedete, anche se potrà sembrarvi strano, una volta ero un esploratore abbastanza famoso. Beh, voglio proprio dirvelo. Sono un membro onorario della Federazione Squadra d'Esplorazione. Ammazza, lui è quello che pia i sordi. Cosa? Un membro onorario?
Esatto, un membro onorario come me ha il diritto di conferire uno stato speciale alle squadre di esplorazione più meritevoli. E voi lo siete sicuramente. Il coraggio dimostrato venendo a salvarmi testimonia che siete una squadra esemplare. Esatto, siamo raccomandati ora. Pertanto vi conferisco il rango segreto, eh? Rango segreto? Sì, una squadra di esplorazione di tale rango può accettare degli incarichi speciali. Sono missioni strettamente confidenziali, assegnate direttamente dalla Federazione Squadra di Esplorazione. Ok, siamo la CIA adesso. Strettamente confidenziali. Clueless per tutto il tempo, Coccodì. Perché mai tutta questa segretezza? Adesso non lo sapete, ma più avanti diventerà tutto più chiaro. Devo segnare il nuovo rango sulla vostra targhetta dell'esploratore. Il rango segreto è stato aggiunto alla targhetta dell'esploratore. Sono uno sbirro adesso. Non ho idea di cosa tu abbia fatto, ma grazie. Era il minimo che potessi fare. Non dimenticherò mai il valore e la generosità che avete dimostrato venendo a salvarmi. Adesso però devo andare. Addio. Coccodì giustamente confuso, ma insomma anch'io lo sarei. Poi non arriva niente di quello che ha detto. Sono sfinito. È stata una lunga giornata. Dovremmo riposarci un po'. Così domani saremo di nuovo in gran forma. Bene. Godo. Più o meno. La mattina dopo. Buongiorno, Dusty. Andiamoci dentro. Adesso dobbiamo uccidermi. Allora, rango su... Ah, però non c'è scritto rango segreto. Forse lo posso raggiungere e prima non potevo farlo? O già sono rango super? Non si accettano caramelle dagli sconosciuti, però ranghi segreti sì. È la stellina. Ah, ok. La stellina accanto al Digivice. Colgo tesoro. A tal proposito, ragazzi, ho voglia di un Red Bull. Me la vado a prendere, mi è venuta troppa voglia parlando di Red Bull. Arrivo, che tanto sono a pochi caffè oggi. Comunque, anche la quest di Shizor, ragazzi, era... Ok, non è successo niente. Arrivo. Visto bravo. Rieccomi qua. Ribenvenuti. Allora, dice Bamus. Oh, è cambiato qualcosa finalmente. Facciamo però prima il management strumentale. No, prima le teche. Se no sbagliamo sempre l'ordine delle cose. Non ne hai prese tre, vero? No, non avrò un infarto in live, spero. Ultime parole famose. L'hai presa al piscio per fare prima. E così le mie perizie rivelano che nei forzieri c'è una Azumabrina. Chi erano gli Azumabito? Cosa sono gli Azumabito, raga? Di quale opera di fantasia sono? AOT. Sono i giapponesi di AOT. Sì, giusto. Sì. Ci sono.
Non è la Red Bull al mestro, no, quella non me l'hanno mandata. Fede Mitra, sesto mese, grazie per questa bellissima serie. A te di abbonarti, grazie mille. La gravel roccia vi sorprenderà, ma la tengo. La gomma blu la mettiamo nel portiere. La gomma grigia ce la beviamo. La bacca frago ce la ricicliamo al volo. La liegia, baston liegia pure. 47 miliardi di bacca arancia. Dal calcium. Tre vanno benissimo. Facciamo 4. Revita il seme, seme base, lo ricicliamo. Seme fato. Diminuisce di un livello, via, lo mettiamo da parte. Dormita, ok. Impeto puro, salute, salute. Stravico, via. Elisir max, arraffa, via. Bloccosf, va bene. Evadisf, pietrisf, sdegnosf, tergisf. Ne dovremmo avere due, infatti. E poi azumabrina, via dal cazzo. Giusto. A proposito, tra l'altro, di trivia sul mondo degli energy drink. Ma voi sapevate che in realtà Monster è di Coca-Cola? Io l'ho scoperto tipo 2 settimane fa. Non sapevo. Ciao, ho sentito che avete esplorato un posto freddo. Sì, lo sapevo. No, vedi? Del gruppo Coca-Cola Monster. Basta leggere l'etichetta. Verissimo, ma non l'ho mai letto. Sì, sì, serio. Serissimo. L'ho scoperto lavorandoci per un po'. Hai lavorato in Monster? Esiste in Italia Monster come azienda? Lo sapevo. Beh, in realtà ha senso perché hanno fatto anche degli eventi con Cristina e Power al Games Week. Ha senso. Ciao, ho sentito che avete esplorato un posto freddo, è vero? Poi dovete raccontarmi tutto. Finalmente siamo d'accordo su una cosa a cui diamo entrambe valore. Questo tesoro non è altro che la mela dorata. Allora, sapete qualcosa? Non ne so niente. Anche la Fanta. Vabbè, la Fanta lo sapevo perché è una delle prime cose che impari. Voglio una mela dorata. Oh, devo averla. Ma ci sono davvero poche informazioni a riguardo. Cazzo è una mela dorata? Bruce Lee, palle, ma i progetti di Vet col maestro, lato Pokémon, quali sono? C'era la mod di cristallo, ti voglio bene. C'è quella, c'è Black and White 2 al momento, che sono entrambe cose sicure. Necessito di lavorare lì così da poter completare la mia collezione di monster. Benissimo, mela, gomma erba, gomma viola, bacca liegia, se mi saluti, gomma erba per 800, ma non lo so. Pure Fuse T, non sapevo neanche questo, lo scopro ora. Allora, di qua che c'è? Vai. Bello. Tripudio di chiavi. Va bene così. Allora. Anche Powerade. Anche Powerade di Coca-Cola? Quante cazzo di cose sono di Coca-Cola? Boh, va bene. Ma non lo so, forse una chiave la possiamo prendere. Guardiamo quanti soldi abbiamo. Non c'era nessun altro NPC. Intanto qua. Oh, davvero, rango segreto, eh. Suona così misterioso, che emozione. Sono Ursaring, non mi ci sono ancora abituata. Sono io, Ursaring, siete andati davvero in quel posto chiamato Isola Tormenta? Ah, deve far freddo laggiù, Sprite lo sapevo. Qui niente. Parliamo anche con loro, ma da Combiteca Electivire non c'è niente di nuovo. Ah, sono felice che abbiate passato l'esame, congratulazioni. Spero che continuerete con le esplorazioni. Dovevo andare out of bounds sto point. Lo so. Me l'hai già detto che posso ricevere le uova con le missioni. No, non ce li spendo. Rimango senza soldi. Darkit, 41esimo mese. Ciao, sai, sono assente da un po', ma tra lavoro e uno il tempo libero è poco. Mi spiace anche dover saltare l'evento internazionale a causa lavoro. Ci sarà sicuramente occasione per altri eventi competitivi. Ti si vuole bene. Allora, andiamo a Desutra. Oh, lui ci ha dato la quest, ci ha da dirci qualcosa. A ci picchia, voi due non siete come tutti gli altri. Riuscire a soccorrere un leggendario esploratore come Scizor. Andiamo a vedere in Gilda? Mi manca. Manca la Gilda. Oh
un membro onorario della squadra della Federazione Squadre di Esplorazione dei Pokémon. In che senso un membro onorario? Cosa? Sulla vostra targhetta dell'esploratore avete anche il rango segreto? Ma posso vederlo? Ma quindi è questo? Vabbè, sembra interessante, ma è PSA 10? Non ne so nulla. Non so nulla del rango segreto. Né del membro onorario della Federazione Squadra d'Esplorazione dei Pokémon. Lui non voleva problemi. Oh? Voi due avete incontrato Shizuo, il famoso esploratore. Oh, il nuovo videotalk. Rango segreto? Non ne ho mai sentito parlare. Ehi, 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 forse qualcuno vi ha giocato un brutto scherzo. Ehi, ehi, non è vero. Questo è il raduno Chaimeko. Bocca al lupo. Non è così segreto, effettivamente. Bene, abbiamo ottenuto il rango segreto. Ma che cosa sarà? Mi fa venire in mente Shizor. Non stava cercando un tesoro meraviglioso? Forse in realtà è la prima cosa che è successa in questo postgame. Finalmente una nuova informazione realmente di world building. Beh, non importa, non ha senso perdere tempo sui dettagli. Chissà come cosa comporterà avere il rango segreto. Potrebbe essere interessante. Non dice altro, vero? Controllino delle quest lo facciamo, sì. Lo facciamo adesso. Monster non è di Coca-Cola, ne ha acquistato il 16%, ma non è di maggioranza, è indipendente. È anche di Coca-Cola, quindi? Va bene. Sappi che dopo 15 anni ho appena realizzato una cosa. Va bene, Ferdi, mi fa piacere. Bacheca missioni. Perché di rango E? Raga, nel praticello sono talmente fatti che ci sono le missioni di merda. Tipo c'è la gente tutta sfatta lì. Oh, eccomi qua, sono Nerd Dungeon, sì. Ma... una missione non l'ho tipo mai presa neanche all'inizio. Vabbè, che difficoltà vuoi avere al praticello? Da prendere per forza. Vediamo di qua. No, di qua niente. C'è una salmastra a 3 stelle. Ma non lo so. Per ora andiamo giù. Obbligatorio. Facciamo un giro anche da Krogunk, va? Questo è il centro cambi Krogunk. Vuoi fare un cambio? Devi pagare 150 soldi. Vediamo un po'. Monile Onda. È una roba acqua? No, Lapras. Roccia Quiete per Ursaring. Garcio Zanna. Cast Carta sarà per Cast Form. Zanna Shinx e Scrotartigli per Groton. Non voglio niente. La ricompensa era? Punto interrogativo. Ma non è la prima volta che c'è roba random. Committente Gastrodon. Dodrio manca all'appello. Dodrio è andato al praticello, signor Gastrodon. Dodrio sta facendo ricreazione in questo momento. Fa niente. Ehi, voi due! Siete qui per farci visita, cosa? Volete guadagnare un po' di soldi facendo il turno di guardia? Per ora no. Ah, non volete, eh? Il rango segreto? Wow, sembra un rango spassoso. Non ne sa niente neanche lui. Potremmo fare un rating piedi, però guardo i diari. Sì, ce l'hanno fatta, è nuova, mi sa. Ce l'hanno fatta, hanno passato l'esame della Gilda. Vero? È nuova? Giusto? Non l'ho mai letta questa. Chatot ghostato, cazzo, mi sono scordato Chatot. No, è vecchia? Non ero mai tornato, no, infatti. Secondo me non l'ho mai letta questa. Vabbè, leggiamo. Sembra ieri che i membri del Team Cocco 2 sono arrivati alla Gilda. Ora sono delle autorità. Mi spiace che lasciano la Gilda, ma il promontorio Cerpide è molto vicino. Posso andare spesso da loro. Dunque, Dusty e Cocco D, congratulazioni. Venite a trovarci alla Gilda anche se ormai avete passato l'esame. Venivo qui da un anno. Ok. Il Team Cocco 2 ha superato l'esame. Bene, Dusty e Cocco D, congratulazioni. Sono davvero contento per voi due, ma anche molto triste perché non sarete più qui.
Oh, mi gira la testa. Ma suppongo che anche gli altri membri un giorno passeranno l'esame. E questo significa che ce la farò anch'io. Devo migliorare il mio livello per passare anche l'esame. Per tutti gli Oibo. Verrà anche il mio momento. Cilo. Ma in camera nostra ora chi c'è? Nessuno, ok. Su, è ora di alzarsi. Laude. The Oibest Oibo. Rango segreto? Cosa può implicare un rango dal suono così sinistro? Andiamo prima al bar, va bene. Facciamo le bevande, guardiamo se ci sono missioni strane e poi al massimo facciamo rating di piedi. Momento only fanzesco. Ok, loro sempre uguali. Facciamo prima il riciclega. Poi il bevandega. Grazie Cotti del quinto mese, ciao a te. No, ho sbagliato tutto. Oddio, proteina. No, non te la voglio dare la baccaranci. Strumento. Sì. Voglio un buono oh. Zì. Allora, cosa ti do? Tutte le bacche di merda. Ma non è ordinato il deposito? Sta più funzionando il tasto L? Vabbè. Mi sa che non ho ordinato un cazzo, quindi tutte le bacche merda che ho preso alla fine sono fondo. Vediamo. Sì. Ok, via. Riscatto. Gialla o me piscio. Ok, gialla allora. Giusto, gialla. Allora, avrei vinto oppure no? Che coglione. Ah, gli ho dato anche una bacca arancia. Pensavo fossero solo bacche merda. Vabbè, sti cazzi. 3000 bacche arance? Quante cazzo sono riciclate? E 5, 90! Quante gliene ho date? Ne ho date 4? Pensavo fossero solo le bacche merda. Potevo prendere la proteina. Sfera. Ricicliamo ancora. Allora, però aspetta. Vabbè, sti cazzi. Non morirà nessuno. Però questo mi serva di lezione. Ho fatto donazioni, sì. Devo ordinare prima di riciclare. Vai. Ora è a posto. Tutte riciclate al praticello. Perché vi stavo leggendo, ero sicuro che lì ci fossero solo le bacche merda. Ho scordato di avergli dato adesso anche le bacche arancia in disavanzo che abbiamo preso nel dungeon. Vabbè. O succede. Meglio questo che vita al sim. Ricicla. Strumento. Secondo me c'è altro da riciclare. Buon oro. Sì. Oh vai. Allora. Ma le pappe, sentite, tanto fanno schifo le bevande sul pappo. Devi sculare tanto per trovare qualcosa di figo. Riciclo. Bacche merda non ne ho più. Seme base ne ho diversi. Seme puro, seme salute, seme turpe è quello merda. No, quello torpe è quello merda. Un cibo che permette a chi lo mangia di dire ci vediamo e di teletrasportarsi. È il seme dal cazzo. No, questo lo voglio. È il simile strumento di seme turpe, quindi attenzione. Ma perché devi dire ci vediamo quando lo mangi? No, questo lo tengo. Ci si becca? Ci vede il buristo, eh? Into the burist e vado via. Seme dal cazzo.
E va di sfera, metasfera, mi scordo sempre cosa faceva, ok. Scanners. Terrors. Scatush. Ciao Saito, sto recuperando le live in pasto, ho cambiato lavoro e non riesco a esserci, scusa. Questa è una domanda ripetitiva, ti volevo chiedere se la vetta di Bianco e Nero 2 si farà. Certo che sì, Scatush, assolutamente. Metal coperta, no, non te la do. Se la velocisfera ora non serve più un cazzo. Intanto abbiamo agilità. Va, vai. E basta, non abbiamo più niente a recitare, secondo me. Vai. Gialla come il piscio. Giusto, gialla. Avrai vinto oppure no? Dai, dammi sta teggisfera. Meglio di niente. Vai, spindona. Ordiniamo. Andiamo al praticello. Voglio andare al praticello. Gomma grigia, vai. Sì, sì, la diamo a Dusty. Sì, sì. Via. Hai bevuto frullato gomma grigia. Benissimo. Buono. Ok. Rating piedini o praticello? Vediamo. Volete andare al praticello? Obbligatorio. Vabbè, piglio la missione al praticello, dai. Io ci voglio andare al praticello. Andiamo al praticello. Mi ci porto, ragazzi. Mi ci porto. Cartine lunghe le avete prese. Io porto i filtrini di carta. Fumello ce l'ha Dodrio, credo. Andiamo, andiamo. Andiamo al praticello. No, no. Secondo me le Rizla, quelle lunghe, sono buone. Dove vuoi andare? Praticello. Non l'ho attivata, vero? Praticello Bros, abbiamo vinto. Dov'è il praticello? Eccolo qua. Attiva la missione. Vai. Ah, salvo prima. Certo, certo. Metti che il pericoloso praticello poi cominci a mietere vittime. Salva e preparati. Va benissimo. Fammi controllare al party. Che dovrebbe essere un meno. Ah no, in realtà no. C'è Cino. Va bene Cino. Posto. Oddio no, Cino fa cagare. No, 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 no. Prendiamo Cubon. Metti che ti sale strana. Le pare al fraticello, grazie Volpetta. Sedicesimo mese. Allora, faccio di addio a Cino. E reclutiamo Zio Pera e Zia Pera mi fanno sempre ridere. Cuban Bam. Dai, godo. No, dal cazzo. Risalvo. Sì, poi dobbiamo anche farlo evolvere, Cino, ha senso. Al praticello. Sta a vedere adesso, si va al praticello, si fa due cannoni, poi voglio vedere se mi evolvo. Madonna, mi evolvo in un Pokémon che non esiste, in un drago. Ok, praticello. Andiamo. Ora arriva Scizor e mi dice devo arrestare tutti. Arriva la Digos. Guarda, Cubone, okay, qua, il primo Pokémon che incontriamo è un Brilum in botta, totale. Va bene, Cubone, cosa impari? Colpo, mai nella vita, perché ti fa diventare scemo colpo. No, no. Eh sì, va bene, bene. Eccolo qua, Brilum preso benissimo. Eh sì. Al praticega, niente, si fa la taglianetta. Poverino. Morto un botta. Sento un po' un colpo. Balzosfera. Buono. Qualcuno ha dimenticato una mela. Ho qui anche la bacca. Cammina sopra, bacca lì, già solo perché ci ho corso. Ok. Voilà. Guardate con questa musichetta. Brilum che balla. Tutto fatto. Morto. Dal cazzo. Non ci posso credere. C'è anche la nebbia.
C'è un passivo qui. A un certo punto i personaggi cominciano a vedere i dungeon alternativi. Su questo piano è un compito da svolgere. Arrivo Dodrio, guarda, non sa più dov'è, poverino. Sì, hai trovato Dodrio, vuoi usare la targhetta esploratore? Certo. Grazie, ci vediamo più tardi alla Gilda, ti aspetta una bella ricompensa. Sì, voglio uscire dal dungeon, sì. C'è la K, no, qua si piglia un passivone, raga. Poi ci fanno il test all'aeroporto, quando stiamo tornando a Borgo Tesoro, ci arrestano, grazie Fiore. Grazie per aver salvato Dodrio da un brutto giro. Le imprese avventurose del Team Cocco 2 sono una fonte di ispirazione. Per favore, voglio unirmi alla squadra. Ma certo, grazie, farò del mio meglio e non ti deluderò. Sì, come chiamiamo Gastrodon? Secondo me, Brumotti. Benissimo. Brumotti si unisce alla squadra, fantastico. Eh no, non è fatto, lui ha voluto salvare dal brutto giro Dodrio. Sono sfinito, è stata una lunga giornata, dovremo riposarci un po', così domani saremo di nuovo in gran forma. Ora guardiamo i piedi, no? C'è una voglia di piedi, raga. Lui è debole 4 per all'erba e quindi non può fumarla e passa la sua vita ad arrestare quelli che la fumano. Così canon. Ho salvato? Non lo so. Risalvo, per sicurezza. Sì, risalva e continua. Come cosa? Cosa? Cosa ho detto? Allora, dei piedi, perché dovete sapere che il ritardo degli streaming negli ultimi giorni è devastante. Quindi io vi vedo reactare a cose e non capisco a cosa vi riferite. Purtroppo non so come risolverlo sui server di Twitch. La voglia di piedi. Impressionante. Mela. Via una mela, via la bacca liegia. Arancia, così la ricicliamo dopo. Melisir in più, doppia tergis, abalzos, al cazzo, vai. Questo. Aspetta, non ricicliamo nulla, però prendiamolo come vizio di mettere in ordine. Ok, piedi, non è cambiato niente, quindi faccio proprio un momento piedi. Andiamo. Aspetta, niente, la chat è troppo presa dai meme sull'erba per parlare della ricompensa a fine dungeon del post game. C'è stata una ricompensa che non ho visto? Oddio, che ci fa Corfish qua? Ehi, un'altra grande giornata, sapete, Sanflora è piuttosto emozionata ultimamente. Ehi, dice cose come "Evviva il Marcinto!" Il Marcinto. Ok. Evviva, non l'ha visto nessuno per decine di migliaia di anni. Evviva, non l'ha visto nessuno per decine di migliaia di anni. Cose del genere, ehi. Stava per mettersi a piangere, ehi. Pensavo di aver premuto A e quindi dicevo, sta ripetendo la stessa cosa. Invece probabilmente non ho premuto un cazzo. Sto pad sta perdendo colpi, ma infatti si è anche smontato dietro. È incinta. Sanflora ora è al piano più basso della Gilda, ehi. Se vi va potete chiacchierare con Sanflora, ehi, non sta nella pelle. Vabbè. Bar di spinda prima. Non è fasato niente, ok. Io sono più team piedi o team ascelle? Ma ragazzi, io le ascelle non le capisco. Cioè non mi danno fastidio. Però per me la carica erotica delle ascelle è zero. I piedi non sono un fan, andato via intanto Dultrio, però già li comprendo di più. Le ascelle puzzano se non ti lavi, ok?
in un contesto di pulizia generale, le ascelle non le capisco. Però, cioè, vanno molto, proprio, cioè, questo momento di, rivalutazione delle ascelle, tipo il City Life. L'hanno rifatte da capo. Prima salvo, no, prima vado giù. Non sei fan dei piedi, basta, non mi abbono più. Ma io vi rispetto, signori... piedosi, piedi bros, però... Ok, niente. Qui non è cambiato nulla. Semplicemente non è il mio, non è il mio. Può essere che non sia il mio, no? Preferisco il padiglione auricolare esterno. Quello, una roba... Posso credere, c'è un altro fraticello. Trova il seme fuoco. Va bene, va bene. Non la prenderò. Questa è bella. Devo trovare un Pokémon Stario. Però non devi accompagnarlo. Andiamo di nuovo. No, no. Questa però la prenderei. Collina Folgore. No. Isola Zero non mi permetto. Arresta Lifeon, anche questa bella, la piglio. Va bene, pigliamo anche quella del praticello, dai. Però non la faccio, adesso voglio vedere Sanflora che ha da dirci. Questa sembra una cosa di storia. Avete sentito mai parlare del Marcinto? Il Marcinto è un mare che si trova a sud, lontano da qui, è una parte inesplorata dell'oceano, indovinate un po', è ricoperto da ghiacci più di 10.000 anni. Ma gira voce che sia stata fatta una scoperta eccezionale da quelle parti. Si dice che adesso ci sia una crepa nel ghiaccio. Questa crepa ha aperto una strada per arrivare al Marcinto. Io non riesco a non pensare a cosa incinta. Shock! Riuscite a crederci? Un mondo che nessuno vede più da 10.000 anni. Una cosa davvero epica. Epica. Un'avventura da sogno. Ma non è tutto. No, no, no. Pare che le correnti dell'oceano passino tutte dal Marcinto. Ho sentito dire che le correnti trascinano molti preziosi tesori. Shock! Il solo pensiero è sufficiente a farmi svenire. L'ingresso che conduce al Marcinto si trova all'est della isola Tormenta. Ah, dovresti andare a dare un'occhiata da quelle parti. Lo faremo adesso. Va bene. Stessa cosa, ok, 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 ok. Va bene, me l'hai già detto. Arrivai al bar, c'era Magnemite. Non l'ho mica visto. No, no, praticello, ragazzi. Fatemi andare avanti sto gioco. Voglio vedere il post-game bello. Buongiorno Team Coco 2, c'è qualcosa di cui vorrei discutere con voi. Ho provato a catturare Miss Majus in ogni modo, ma riesce sempre a sfuggirmi. Potete aiutarmi? Capisco, se il Team Coco 2 è troppo impegnato, allora dovrò chiedere a qualcun altro. Un ghost per una S da 90? No, grazie. Salvo. E andiamo. Marcinto. Cazzo, siamo andati con Cubone. Vabbè. È forte Cubone. Shuffle. Sentite il ritmo dei piatti sotto che sono suonati senza bacchetta. Sentite?
Chiama la spazzola quella. Con la saliera, no, no. Non sono bacchette, sono degli strumenti che sono spatole e servono a fare questo, un rumore. No, non credo siano maracas. Molto carina questa. Mi piace. Bella. Quando sono stato a New York ho visto un gruppo jazz dal vivo impressionante. Dal cazzo. Non credo siano maracas, vi suonano come maracas perché il sound font del DS fa cagare. Dal cazzo. King Dora. Dal cazzo. Rivincita. Bro, ci stavano 47 strumenti e non me ne fotte. Panadev, trentesimo, bella questa soundtrack, almeno non ricorda canzoni ormai vietate in Italia. Madonna, l'altra volta stavo morendo. Ne sbatto anche qua dell'ennesima sfera. Madonna che culo. Ne sbatto e proseguo. Non voglio lottare, non voglio sprecare pipì. Arg. Vabbè, tanto posso tergere le cose. Dio, madonna. Oh, un Qualfelush. Un Qualfelush. Buono. Oddio! 34. Bene. Sì, sì, questa è storia, in teoria. From the Gates. Qualiperg, mi sono scordato il nome, scusate. Oddio. Quanto è forte Cubone. Rip nastro forza, in che senso Rip? È solo sporco, no? E mo lo tergo allora, non posso tergere? Strumento di Cocco di info. È inviscidato, no? Vogliamo provare? Lo devo droppare in terra però? Lo devo droppare a terra per poterlo tergere? O terge tutto quello che ho in borsa? Come funziona? Non l'ho mai usata. No. Ok. È tutto terso. Ho tergiato. Questo inizio è proprio Super Mario. Dal cazzo. Madonna come godo, ragazzi. Vabbè. Dal cazzo. Madonna come godo. Fai te, Q-bom bom. No, però è l'unica cosa che dovevi fare. Bra. Calmo, calmo, calmo. Dal cazzo. Avendo un culo in questo dungeon clamoroso. Ok, fango trappola. Attenzione che siamo belli droppati. Ok.
Abbastanza idonea prossima introduzione, raga. Ma il marcinto è semplicissimo. Che merda. Su 9 piatti, 7 avevano la scala alla prima stanza. No, no, ma non è il gameplay il problema, te l'ho detto per. Il problema è che non stanno raccontando nulla. Oh. La tutto. Ok. Battaglia vincente, ti prego, non morire. Beh. Ok, from the gates, please. Thank you. Mare incinto è stato già detto. E io da piccolo pensavo che incinta fosse staccato. Oi oi, se non la smettete rimane indietro, però. E pensavo che una donna fosse incinta. Godo. Non sono l'unico. Godissimo. Godissimo. Esatto, cinta. Ah, perché non si scrive staccato? Eh no. Eh no. Inside the belt. Incinta dal latino significa non cinta, ovvero non con la cintura, perché le donne incinte non portavano la cintura. Bella lore, frate. Bel lore drop. Veteran run di incinta. Regananan, the more you know. Buono. Soldi e dal cazzo. Io al cocco di se non la finisci di fasti Erasmus. Sedo, ma che gusto ci sarebbe a raccontare tutto subito? Beh, ma qualcosa, figlio mio. E poi cosa si dovrebbe raccontare su un argomento arrivato per caso? Non ho capito. Credimi, non ho capito questa seconda frase. Ragazzi, mi dispiace, ho trappola male incurabile, cioè sto malissimo. A Wargage, buonasera. Ma Wargage, vi è arrivato il mio finale? Io oggi ho scritto il dialogo del finale di Minecraft, che è lungo in culo ed è solo la prima parte. Guarda, prendo la gomma poi e from the gates. Che senso? Mandato tutto a Gabri. Ti avrei anche risposto e sto aspettando una risposta. Perdonami, dopo ho fatto altro e non ho guardato Telegram. Scimmia uomo, ciao Saito, ti seguo da anni. Quando in un video con Chiara spiegavi come la tua vita si divideva tra studio e giurisprudenza per 6 ore al giorno e video. Vederti così compiuto e felice e ancora sempre più capace di farmi compagnia anche nei momenti più duri quasi mi commuove. Un saluto e buona serata. Grazie bro, un abbraccissimo. Meglio se non entravo, mi disp, fratello mio. Mo dispiasos. Sai che Ghost a Gabri non succede mai, ragazzi. Il mio rapporto coi cellulari è controverso. Mi perdo nelle mie cose. Nel mio creare. Poi mi rendo conto che magari ho lasciato a metà mille cose. Sì, 15 piani volati, ma perché ne abbiamo skippati la metà? C'è Entry Punch, il nono. Godo. Cioè, col mio migliore amico ci sentiremo una volta ogni mese. Lui lo sa. Dios. Speranzoso essere pieno di strade alternative per il cammino che io, uomo timorato di Dio e obiettivamente incapace di vedere il macrocosmo, non riesco del tutto a comprendere. Che fame, ok. Mela!
buono. Perso la te, Gis. Fossa deve smetterla di menzionare i piedini in ogni conversazione. In che senso? Menziona piedini in ogni conversazione? È nella sua piediera? Senti, io vedrei questo Revita al seme. Bello, c'è un direzionale qua. Sei mai inciampato in una cazzo trappola? Più volte nella mia vita. Hai trovato uno strumento chiamato antiviscida. Non è che ti serve più la tergisfera per... Non ti serve più la tergisfera che diventi immune? L'avevamo visto l'altra volta. Mai strumenti viscidi. Ce l'abbiamo anche nel deposito. Impedisce che gli strumenti del Pokémon che lo tiene diventino viscidi. Però c'è il fiocco argento che è meglio. Cos'è diventato viscido? L'Elisir Max. Buono, buono. Gomma in carto. Cazzo è una gomma in carto, scusami. Questo strumento rende gli occhi appiccicosi e chi lo mangia cadrà in uno stato di tenebra. È il simile strumento della gomma in canto. Morendo. Della gomma in canto. Una gomma con un aspetto diverso da tutte le altre. Riempie un po' la pancia di un membro della squadra e fa crescere permanentemente il suo qui. Quindi questa è tipo la gomma Jolly. E l'altra ti dà la congiuntivite. Non lo so se è un facial ora. È una gomma, è pur sempre una gomma. Prima ho trovato un simile strumento prima della gomma. Seme d'ornita. Stato di nuoto. Nei casi in cui è possibile attraversare specchi d'acqua. Ah, bello, quindi può nuotare Dusty con questo seme? Godo, dico. Ho 7 Raichu, va bene, va bene. Deve fare il suo percorso. Porco. Jesus Bambi. Tanto Giorgia sta andando in un altro universo. Bella l'animazione strizza. Oddio. Situazione controversa a gara 6. E qui godo. Ok, seguiamo la battaglia di Giorgia. Non lo faremo. Easy. Ah, non ho più spazio. Vabbè, scambiamo la vacca a frago e l'altra vacca a frago. Ma è l'ovetto di Manapis. Prendiamo subito. Cosa gli do? La mela. Tanto siamo arrivati in fondo. Quindi il tesoro è l'ovetto di Manapis qui. Guardiamo un attimo cosa Manapis. Un nuovo colorato in modo bizzarro mai visto prima. Che cosa sarà? Beh, From the Cates, direi. Ah, sono sfinito. È stata una lunga giornata. Dovremmo riposarci un po'. Così domani saremo di nuovo in gran forma. A mattina, Rop. Oh, Torbeli! L'ovetto! Ehi, quell'uovo che abbiamo trovato nel marcinto ieri ha dei colori strani, un aspetto davvero mistico. Cosa pensi che contenga? Wow, si è mosso! Ehi, Dusty, l'uovo si è appena mosso, vero? Dusty, l'uovo sta per... si sta per schiudere! Ho la voce per Manafi.
Ciao! Wow! È un Pokémon ma con l'autotune! Yeah! Oh, com'è carino! Che poi è Fione. Ehi, piccolo! Che specie di Pokémon sei? Poké! Immagino che sia troppo piccolo per capire cosa dico, vero? Dico! Cosa facciamo? Non ho mai incontrato un Pokémon del genere. Ah no, è Manaphy. Però in teoria dovrebbe nascere Fione da lì dentro. È proprio Manaphy. Oh, ci sono! Chatot potrebbe sapere qualcosa. Dopotutto è il gazzettino della Gilda. Sa sempre tutto. Andiamo da Chatot, Dusty. Coppia omogenitoriale Ark. Ed ecco perché siamo qui. Sai dirci che specie di Pokémon si tratta, Chatot? Comunque questa è la prima vera cosa che succede nel postgame Godo, dopo l'esame. Beh, a dire la verità è la prima volta che vedo un Pokémon del genere, ma da quello che mi avete detto, questo piccolo potrebbe essere un Pokémon chiamato Manaphy. Manaphy? Esatto, si tratta di un Pokémon rarissimo, ne esistono pochissimi in tutto il mondo. Si dice che nascano sui fondali dei mari freddi, poi si spostano nel mare per migliaia di chilometri. Saido, ma che stai dicendo? Fione nasce dall'uovo di Manaphy. Sì, io pensavo che quello fosse un uovo di Fione deposto da un Manaphy. Non ricordo se l'uovo di Manaphy ha una texture particolare. Dall'uovo di Manaphy nasce Manaphy, dall'uovo ottenuto da Manaphy nasce Fione, because reasons. Ecco, l'uovo di Fione è normale, non blu. Questo non mi ricordavo. Non mi ricordavo se aveva una texture particolare quello o no. L'uovo di Manaphy è solo di Manaphy. Ok, ok. In teoria sì, è quello blu. Allora aspetta, no, è l'unico. L'uovo di Manaphy con quella skin è l'uovo effettivamente di Manaphy. Questo è l'uovo di Pokémon Ranger. Era così anche su Pokémon Ranger, che non ho giocato. Ma infatti io ignoro tutta la lore di Manaphy, che è un Pokémon inutile e non ha praticamente alcun evento in game, nei core game, ed è per quello che non mi ricordo un cazzo. Voglio sottolineare che è molto raro avvistare un Manaphy. Di conseguenza si sa molto poco al riguardo. Wow! Quindi questo piccolino è davvero un Pokémon raro. Raro, raro! Però in mezzo, una via di oh, raro. Raro, molto meglio, mi piace molto di più. Così sono proprio tipo Nightcore. Però no. Cioè, non so perché esagera così tanto. Secondo me così è perfetto. Ecco, così ci piace un sacco. I say lie. Sono veramente tipo un video chip. No, più che chipmunk, Nightcore di YouTube. E voi? Cosa avete intenzione di fare con questo cucciolo? Cosa dovremmo fare? Beh, a pensarci, cosa facciamo? Non ci abbiamo ancora riflettuto. Ehi! Ma cosa... cosa succede? Il cucciolo ha iniziato a piangere tutto ad un tratto! Immagino che abbia fame. No, giusto, e cosa dobbiamo dargli? Non ne sono sicuro, ma visto che si tratta di un Pokémon di tipo acqua, che ne dite di dargli delle... delle gomme blu, afferrato, ok, gomme blu. Vediamo un po', gomme blu, mi sembra di averle viste al dirupo costiero. Andiamo a prendere delle gomme blu, Dusty, le abbiamo già. Non ne ho una anche addosso, no? Ok, vado a prendere. Ce le ho già. Non ho bisogno di prenderlo. Sta piangendo il bimbo. Come fai a evolverti in Pokémon Mystery Dungeon diventando papà? Allora, facciamo giro esplorativo. Partendo da qui. Ok, non c'è nessuno. Fantastico.
The Poseidon. Via, via. Via. Prima parla. No, no, Sanpei, no. In postgame abbiamo smesso di parlare con la gente, figura. Eludisfera, Eludisfera. Le Tecalusso le apriamo adesso, dovevo aprirle prima, vabbè, non importa. Telesemme mi importa una sega. Questo via. Questo via. Grazie Ferdi di averci evitato il farming, assolutamente. Via sta roba, via l'antiviscido. Ok. Facciamo che skippi tutti i dialoghi di storia e facciamo full sala zero, certo, certo. Preleviamo. Sono passati i dialoghi? No, no, ragazzi, io non parlo più con nessuno, basta. Basta, mi sono rotto il cazzo. Prendiamo due mele, che siamo a corto di. Due bacca arancia, tutte le gomme blu, perché non sappiamo quante ne servono. Questo è un Revital. Mi ricordo. E basta per ora. Gol. Ciao, ho sentito che questa volta avete esplorato il mare, eh? È stupendo. Beh, certo che voi andreste veramente dappertutto. Grazie Ludopra. Ciao Sadio, ti volevo ringraziare per la compagnia e i contenuti che porti. Prego. Evil Saidoni essere tipo non parlo, non speculo, basta, odio Sabaku. Siamo passati prima di dirigerci verso la foresta mezzanotte. Dobbiamo fare un salto al Cacleon Market per comprare una chiave. Conoscete un posto chiamato Foresta Mezzanotte per caso? Sì, guardo un tutorial su YouTube, guardiamo un gameplay. Ehi, avete sentito? Dicono che nella Foresta Mezzanotte ci sia un tesoro fantastico, ma c'è una difficoltà. Non potete accedere al tesoro a meno che non abbiate una chiave. Ma noi una chiave forse ce l'abbiamo ancora. Apriamo le tech. No, tutte, tutte. Zizi. Gigi. Tette tatuate sì o no? Donne tatuate sì. Dovunque, va bene tutto. Un Revital Seme godissimo. Un Revital Seme godissimo. Ah, l'ho già fatta con la chiave? Ho già usato la chiave nella foresta? No, la chiave l'hai usata in un'altra parte. Ah, ok. Bug. No, no. Godo. Niente bug. Televelo, nostro forza. Punta c'è mela mela, gomma bianca, bacca fra, come fa addosso. Basta. Che cazzo di balletto è? Il balletto del Revital Seme. Ok, sosta sfera, breccia, attrazione, chiave, ice slip. Le ragazze con o senza pisello? Senza. Per me senza, ma non giudico. Assolutamente. Anzi, ve l'ho detto, cioè questa come dire, idea eccitante del facendo sesso con una ragazza transessuale, c'è la possibilità di vedere la fantasia del pene che l'attraversa, ok? O almeno questo ho sentito dire da chi ama, ok? Questa cosa. Non riesco a decidere cosa fare. Il mio leader Swellow, secondo voi, pensa a me come uno spuntino? Certo che sì. Come non ho capito? Non avete capito? Si vede che stavano farti. No, è così. Non ho capito. Allora, ve lo spiego. È molto semplice in realtà. Tu conosci gente particolare? No, raga, è un kink, cioè, ci può stare, non è il mio, ma assolutamente, zero problemi al riguardo e sono serio. Se tu fai sesso con una persona transessuale, con una donna transessuale, e in teoria tu, chaser cancellato assolutamente, mentre hai un rapporto con lei, puoi immaginare il suo pene come se fosse il tuo, ok? Questo è il concetto. Ovvio che l'anatomia non funziona così, però nella fantasia del momento è un'immagine che piace ad alcuni che hanno appunto questo gusto qua, ok? Se la donna trans ha il pene, ovviamente, visto che... Così, raga,
continuo a non capire bene, ve lo giuro. Non capisco e non voglio capire. Ma è, secondo me è semplice. Voglio credere nel mio leader, ma... già... continuo a non capire, sì, più esplicito, regà. Cioè, entra da una parte e esce dall'altra. Non so come spiegartelo meglio di così. Buongiorno, che bella giornata. Che pace c'è ultimamente. Anche il tempo è splendido, caldo e gradevole, come piace a me. La donna transessuale ha il pene in questo caso? Beh, in questo caso sì. Se no non funziona questo... questo ragionamento, no? Come il dungeon di prima, cosa? Tipo illusione ottica. Proprio. Tipo port... bravi! Tipo portal, sì. Tipo portal, bravi, bravi. Tipo portal. Sì, sì, preciso. Non ho capito mostramelo, sono un visual learner. Non so come mostrarlo. Come portal? Eh sì, invece portal è un grandissimo esempio che se mi fosse venuto in mente vi avrei fatto subito. Funziona, alla grande. Non so se accade anche tra persone gay maschili, cioè se c'è questo kink, questa fantasia, questo roleplay anche tra uomini. Non ho idea. Eccoli, eccoli. Non ho capito perché l'app di Twitch ha deciso di fare capricci durante la spiegazione, ma insomma, penso che sia molto più safe quello che... sto parlando di sesso in maniera tranquilla. Ci sono cose ben peggiori su Twitch. Sono così felice di essere arrivato al villaggio Shaymin. Proverò, va bene, fatemi sapere. O no, si è staccato tutto. Ok. Basta, non ho altro da aggiungere. Così alla fine siamo tornati indietro senza raggiungere la cima, eh? Però io una cima ce l'ho in tasca. È stato così divertente parlare con Shane. Che cosa sarà successo? Non c'è l'ombra di un cliente. Mi chiedo che fine abbiano fatto tutti. Usiamo le gomme, quelle scarse. Forse diamo prima le gomme blu, così non sbagliamo. Se no facciamo come le bacche arance. Fra, te non hai idea dei kink che certe persone hanno. Beh ragazzi, non avete idea dei kink che ho io. No, beh, è abbastanza norma. Qua c'è qualcosa? Esplica, vogliamo sapere. No, 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 sono relativamente tranquillo. Io che duro solo 5... ma quei 5 secondi, ragà, devono essere di fantasia incredibile. Devono essere 5 secondi densi di significato. Esci il test. Sei un infame vanilla. Non ne parleremo in questa sera. Stai dicendo che avete trovato l'uovo di quel piccoletto nel marcinto? Shock, che mistero! Ehi, ehi, che cosa è successo a quel piccoletto? Quel piccolino è proprio adorabile. Lo è, lo è. Andiamo giù. Roleplay da professore. I miei roleplay non comprendono Pokémon nella forma più assoluta, amici miei. Il mio kink è Sunflora. Hai mai pensato a personaggi dei Souls quando ti ricreavi? No. Andiamo a vedere di Arian. Parlo con la voce di Sunflora durante l'atto d'amore? Godo, c'è davvero qualcosa di nuovo. Shock, ho saputo una cosa fantastica, una diceria a proposito di un posto chiamato Marcinto. Ehi, chissà quanti tesori si potrebbero trovare in un posto come quello. Shock, evviva, ci voglio andare. Tobia, sia buona, godo il pisello. Grazie. 35esimo tier 2. Ci voglio davvero andare, solo a pensarci mi sento svenire. Cercherò di trovare il tempo tra una missione e l'altra della Gilda. Shock, sì, lo farò. Vorresti fare il portal con Sabaku, ma certo. Vorrei fare tutto con Sabah. Sto dando il meglio per riuscire a superare l'esame. Oibo, chissà cosa pensano gli altri a proposito dell'esame. Se li tengono all'altezza? Così sono andato in giro a chiedere cosa ne pensassero. Beh, le loro risposte sono state tutte sopra le righe, Oibo. Prendi per esempio Krogank. Dicono tutti che sia abbastanza preparato da poter passare l'esame quando vuole. Ora, non so se è proprio vero, no signore. Krogank non sembra affatto interessato a far parte di una squadra di esplorazione.
Le hanno detto che si è unito alla gilda perché il suo cuore è talmente devoto a quel... è totalmente devoto a quel pentolone dei cambi. Capisci? Aveva pensato di passare l'esame e di portarsi via il pentolone. Ma poi ha scoperto che il pentolone era fissato al pavimento della gilda. Questo fatto è stato decisivo. Che cosa? Godo che siamo tornati ad avere anche queste chicchette. Non aveva nessuna intenzione di allontanarsi dal pentolone. E da allora è qui. Oibò. Oibò. Mi sembra che abbiano tutti le loro buone ragioni. Sto imparando molto. Oibò. Un tossico del pentolone. Vera lore drop. Ok, non ci mancano altri dialoghi. La mensa l'abbiamo vista. Ci manca Wiggly, mi sa. Amichevoli amici, state continuando a esplorare? Niente di che. Diamo le gomme. Sì. Dusty dà una gomma blu a Manafi. Dai, mangiala, una gomma blu. Gomma. Gnam, gnam. Gomma, 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 gomma. È diventato un personaggio di Hollow Knight. Fiu, ha mangiato la caramella gommosa. Gomma, 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 gomma. Ah, gli piaci, Dusty, è così carino. Ehi, Dusty, è ancora un cucciolo. Che ne dici di prendercene cura per un po'? Ma sì. Va bene, che bello. Bello. Non sono sicuro che sia una buona idea. Cosa? Questo cucciolo è un Pokémon che normalmente cresce in mare. Ovviamente, questo ambiente è molto diverso dal mare. Inoltre, non sappiamo quasi nulla su Manaphy. Chissà cosa potrebbe succedere. Chato tomofobo. No, siete due uomini, non potete. Ma non sarebbe sicuro rimettere semplicemente il cucciolo in mare. Cosa ne dici se ce ne prendiamo cura finché non sarà cresciuto un po'? Sei d'accordo? Lo tratteremo bene, te lo prometto. Va bene, se insistete, ok. Non devi preoccuparti, puoi contare su di noi. Vero, Dusty? Mm-hmm. Va bene, Manafi. Per il momento, questa è casa tua. Casa? Esatto, casa. Ci prenderemo cura di te, piccolino. Casa, casa. Ma adesso cosa facciamo? Gomma, 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 gomma! Oh, oh già, vuoi una gomma blu? Hai un bel appetito, eh? Va bene. Troviamo un'altra gomma blu per Manafi, Dusty. Dai, un'altra gomma blu al piccolo Manafi, Dusty. Gomma! Gomma! Gnam gnam. È buona, eh? Buona gomma? Buona? Sì, buona? Buona gomma, buona! Ah, di questo passo il piccolo crescerà in un battibaleno! C'è qualcosa che non va? Ah, il piccolo è sazio e adesso ha bisogno di dormire. Lasciamolo riposare. Sogni d'oro, Manafi. La mattina dopo. Sveglio prima di noi. Buongiorno, Dusty. Ciao. Buongiorno, Manafi. Buongiorno, Dusty Coccodì. Wow, il cucciolo ha detto i nostri nomi. Bravissimo, Manafi. Bravissimo. Beh, Dusty, cosa facciamo fare a Manafi oggi?
Mangiare e dormire tutto il giorno non deve essere troppo salutare. Ci sono. Portiamo il cucciolo a fare una passeggiata sulla spiaggia. Passeggiata? Ogni tanto fa note molto basse. Voglio salvare e continuare. Giusto, sono le gomme che gli danno i chiù. Oddio, spelunculo. Ah, ma ok, non posso parlarci. Dobbiamo andare fisicamente in spiaggia. Parlare con Manafi. Dusty, coccodì. 10 minuti li facciamo. Ancora 10 minuti li farei, raga. Abbiamo cominciato a un'ora di live a giocare, 2 ore piene di gameplay, le voglio fare. Manca ancora un quarto d'orello alla fine della live, quindi un godimento assai grosso. Vediamo un po'. Questo lo piglio subito. Il geni tornado. Energipalla, pietra taglio. Oddio, pietra taglio, ma non c'ho tanti soldi col geni tornado. Che è triplo. Geni tornado. Ciao, portate quel monello a fare 2 passi? Sì, è proprio un bel piccino. Quindi questo piccoletto si chiama Manafi, eh? Il Pokémon che è con voi è uno dei più rari. È proprio un bel cucciolo. Vomita così, vero? Ci ho pensato. Tu me lo commenti il figlio? No. Questa è combiteca elettivale. Ora che ci penso, aspetta. Kangaskhan, che mamma forse ce lo commenta? No. Parentado, non è più bello genitornado. Un trifone. Che bel marmocchio, si chiama Manafi, è proprio un bel piccino. Oh, che carino, perché questo piccolino è con voi? Ah, e oggi come va con il vostro cucciolo? Tu me lo commenti? Va bene, sì. La spiaggia non è da quella parte, Dusty. Sono libero di far niente. O creature. Ti prego, musica della spiaggia. Pi, 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 pi. Forza, Manafi, di qua. Tun, 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 tun. No, Manafi, questo è il mare. Mare? Esatto, mare. È da lì che vieni tu. Mare. Dusty, Manafi sembra davvero contento. Abbiamo fatto bene a portarlo in spiaggia. Mare, 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 mare. Mare, mare. Manafi, Dusty e Cocodì giocano insieme fino al tramonto. Ma quella notte... Che succede? Manafi è cattivo? Quinta volta c'è lo stesso colpo di scena. Adesso Manafi si gira. Sti figli di puttana. Mi taglierò la gola nel sonno. Ma non prima. Occhialini. Ma non prima di aver ottenuto quello che voglio. Mare, mare! Va a letto. La mattina dopo. Piccolino, gli manca il mare, forse. È il nuovo servitore... È andato via. Buongiorno, Dusty. Buongiorno, Manafi! Dusty! Manafi è scomparso! Cosa facciamo? Dove è andato? Oh, dobbiamo andare a cercare Manafi! Merda. Arrivano gli assistenti sociali adesso. È più che si è buttato... Secondo me... È andato giù verso la spiaggia. Di nuovo per andare in mare.
Ciao, oggi non portate a spasso il monellino? Eh? Cosa? Quel piccino se n'è andato da solo da qualche parte. Minore incustodito. Un cazzo? Beh, è stato bello fare per un giorno il genitornado. Chi lo usa acquisisce lo stato di sollarraggio, accumula energia per un turno e sferra un potente attacco al turno successivo. Se splende il sole, l'attacco è immediato. Non lo so, cosa toglieremo a Dusty? Grazie Rialgar Fry per l'anno insieme, Tier 1. Non lo so. Secondo me no. Vediamo il base power, ma... cioè il fatto è che rimani per un turno fermo. Scusate. Ok. Non è neanche come centripugna, toglie 24. Nemico di fronte salta agli angoli, no no. Nope, nope, nope. Non mi piace. Oh no, quel piccolo Manafi è sparito. È inquietante. Il piccolino è scomparso? Quello che ho visto ieri? Volete sapere se ho visto quel piccolo vostro amico? No, non direi. Oddio, allora forse non è passato di qua e si è effettivamente buttato. Ecco. Ah, Team Coco 2. Sono passato a vedere come sta Manafi. Immagino che stia bene, vero? Pensavo che Coccodì fingesse che fosse tutto a posto. C'è un problema, si tratta di Manafi. Manafi è scomparso. Cosa? Non vi avevo detto di prendervi cura del cucciolo? Non ve l'avevo detto? Vengo anch'io a cercarlo. Manafi è ancora un cucciolo, non può essere andato molto lontano. Io perlustrerò la Gilda, voi due cercate fuori. Sarà qua. Ehi, Manafi! Manafi, quanto ci hai fatto stare in pena? Ma cosa ci fai qui? Manafi? Manafi? Cosa c'è? Manafi! È una cosa grave, Dusty. Ha la febbre altissima. Manafi, resisti. Forse non può stare in un habitat diverso dall'acqua? Oh no! Ma che cosa sta succedendo? Avete trovato Manafi? Meno male. Chatot, Manafi! Manafi! Caspita, ha la febbre altissima! Lo sappiamo. Lo abbiamo trovato in spiaggia e poi si è accasciato. La sua malattia deve essere stata causata dall'ambiente non adatto. Come pensavo, Manafi è un Pokémon che deve crescere in mare. Il nostro ambiente è completamente diverso. Ecco perché questo cucciolo è malato. Ah, quindi è colpa nostra se Manafi è... Oh, comunque, Mystery Dungeon laurea in rompere i coglioni quando dico le cose. Laurea. Oggi ho detto, mi sono rotto il cazzo di non avere dialoghi e oggi stanno succedendo cose. Mi sono rotto il cazzo di non vedere la gente e la Gilda, l'abbiamo rivista tutta. Però quella prima parte è completamente inutile, cioè secondo me si poteva fare esame e arrivare a questo. Scizor, Shaymin, sono momenti filler che lasciavano veramente il tempo e trovavano. Vabbè. Visto come stanno le cose, i rimorsi e i sensi di colpa non servono adesso. Dobbiamo pensare a come curare la malattia di Manafi. Ma come possiamo farlo guarire? Ho sentito dire una cosa. Secondo i Pokémon che vivono nel mare, pare che esista uno strumento, noto come Brinafione, che è una vera panacea. Forse potrebbe essere utile per curare Manafi. Brinafione. Ecco cosa ci serve, ok? Ehi, Chatot. Dove possiamo trovare questa Brina? Esistono dei Pokémon di nome Fione che vivono in mare. A quanto si dice, sono loro a produrla. Se ricordo bene, questi Pokémon abitano in un luogo a ovest chiamato Mar dei Miracoli. Afferrato. Il Mar dei Miracoli, va bene.
Dobbiamo a tutti i costi trovare i Fione. Dusty è l'unico modo per salvare i Manafi. Adesso potete andare al Mare dei Miracoli. E l'All Blue. Direi che qui ci fermiamo. Mi occuperò io di Manafi. Voi due dovreste andare al Mare dei Miracoli e trovare i Fione. Secondo me, questo è un buon punto per fermarci. Che mancano 3 minuti in teoria alle 3 ore e facciamo un ultimo commento. Questo è quello che mi aspettavo dal postgame. È che ci ha messo diverse live ad arrivare, alla fine è giunto. Ovvero un momento nel quale magari non succedono cose legate ai massimi sistemi, ma almeno c'è di nuovo interazione tra i personaggi, minimo di mistero. La possibilità che Dusty e Coccodì vivano nuove avventure che evolvono i loro di background psicologici. Insomma, quello che mi è sempre piaciuto di Pokémon Mystery Dungeon. Quindi sono contento che finalmente, dopo un momento di sofferenza iniziale tra quello di Shaymin e quello di Scizor, che ha messo questa base del rango segreto ma non ha fatto nient'altro, si stia davvero di nuovo riassaporando il clima che mi è piaciuto tanto vivere in questi mesi su Pokémon Mystery Dungeon. Quindi dai, è vero, Scizor è breve, Arabum hai ragione. Secondo me Scizor è un problema messo subito dopo Shaymin, nel senso che hai già le palle piene, ok? E quindi hai di nuovo l'intolleranza a fasi simili. Il rango segreto è importante, frate, ma non lo metto in dubbio, fratello in Cristo. Però al momento quel segmento narrativo lì è solo un'introduzione al rango, nient'altro. Non succede niente a parte lui che alla fine ti dice esiste il rango segreto. Però sono due cose diverse, ragazzi, avere l'introduzione di un concetto importante e avere un segmento narrativo che ti intrattiene. Ok, Shaymin per me è proprio la palla al cazzo che forse ti mette anche un po' di sfiducia addosso. Nel gioco originale non c'era, perché invece questa roba di Scizor c'era? Questa roba di Manafi pure? L'aggiunta è solo Shaymin. Allora si vede un botto. C'è live lunedì prossimo, sì sì. Si vede. E allora si vede di brutto. Si vede, c'entra un cazzo Shaymin. Si vede un botto. Tantissimo. Peccato. Perché al contrario, gli episodi speciali non sembrano postumi. Sì sì, a Pasquetta faccio comunque live, ragazzi. La sera di Pasquetta non penso che abbiate grossi impegni. Quindi si fa live, sì, 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 sì. Io non prendo vacanze a Pasqua. Quindi, quando è Pasqua? Adesso, no? Il 31. Cioè, a meno che non le voglia prendere Mike, io non le prendo. Ci ragiono, ma se prendo Pasquetta, prendo anche Pasqua, ma non ne vedo francamente il motivo. Certo, poi si deve provare il portal a Pasquetta. Poi c'è la settimana dopo in cui non ho ferie, perché c'è l'internazionale, quindi anche il sabato salto. Non lo so. Ci penso. Domenica prossima è Pasqua, appunto per quello parlavo di Mike. Io per ora in programmazione ho messo tutto, non pensavo di prendere vacanze, sono sincero. Però scopriamo strada facendo. Pensa, io credevo che ti prendessi sia domenica che lunedì di festa. Vediamo. Ce penso. Vaga a fa una pesciata e ce penso. Ne parlo con Mike anche. Va bene? Perché avrebbe senso solo in un contesto di la settimana prossima non ci sono vacanze, c'è l'internazionale, quindi in realtà poi la settimana prossima si fanno praticamente tutti i giorni live grosse e nel fine settimana lunghe. Sono gusti, ma io certe volte, sai, non lo capisco.
Shaymin l'ho trovata una bella quest perché rispecchia un'esplorazione tranquilla che doveva venire da un bel po' di tempo. Rispetto la tua opinione, ma non la condivido più. Mamma mia, sono trebbiato i coglioni su Shaymin. Dungeon facile, ripetitivo, non succede niente. Il plot twist finale non è neanche un plot twist, non c'è nessun build up narrativo. Arrivi, ti dicono che devi scalare la montagna, sul fondo della montagna scopri che c'è un problema e si risolve 5 secondi dopo. E il tema dell'assenza degli esploratori dentro la montagna nasce e muore nel giro degli stessi 60 secondi che ti sto citando, motivo per il quale non mi è piaciuto. Se ti è piaciuto sono contento, per me è una roba proprio messa lì con la colla e che non rispecchia nessun tipo di stile narrativo usato in questo stesso gioco. Bene signori, vi saluto, ci vediamo domani ore 21:30 col Minecratus. Non ci sono live pomeridiane, ci sarà invece live pomeridiana venerdì alle 17 con lo spacchettamento, poi venerdì ore 21:30 Plappong. Buonanotte ragazzi, sogni cazzi, a domani, fate i bravi, cieos!